È ora di iniziare il quarto d'ora di finale che abbiamo superato. E allora grazie a tutti. È una bella sala, eh? Sinceramente non me l'aspettavo, devo ringraziare tutti i colleghi, gli amici che sono presenti e gli ospiti. Grazie perché il tema che andremo ad affrontare oggi, anzi i vari temi, sono di importanza vitale per i nostri locali, per i nostri esercizi, per le nostre aziende. Per me, diciamo, è sempre un onore aprire un dibattito di così importanza. Abbiamo anche l'amico responsabile della FIP della Sicilia e tanti anche dell'Italia, che saluto cordialmente, ti ringrazio per essere qui con noi. Quindi i problemi di oggi sono di grande attualità, come dicevo, sono tre parole. Contratto di lavoro, che è il più importante, che ci interessa tutti da vicino e che poi il nostro direttore generale, che ringrazio, affronterà in maniera specifica. Abbiamo i controlli e qui ringrazio l'amico Giornanni che si rende disponibile a darci qualche aiuto, illustrarci più o meno chi può, chi non può e come, diciamo, affrontare chi viene nei nostri locali, per contarci tutti i peli che abbiamo sul corpo in maniera a volte anche assurda. L'abusivismo, un'altra piaga che ci portiamo dietro da anni, veramente in una maniera oscena. Regioni, comuni lo sostengono in maniera assurda. Locali che non sono in regola per niente e che fanno della ristorazione apertamente, ma non in maniera spicciola. Guardiamo gli agriturismo, quelli a carattere artigianale, le pedinerie, tavole e sedie dappertutto. Questo è un altro problema che affronteremo in maniera dettagliata, che avrei piacere anche del vostro contributo, portare le vostre esperienze e aumentare, diciamo così, la nostra forza per poter andare poi a parlare con i vari comuni. Abbiamo ovviamente dei dibattiti con il comune di Cattolica e di Riccione, per questo fattore qui. Quindi noi diamo delle risposte concrete, speriamo che vengano, diciamo, recepite nella maniera giusta. Ringrazio la Fiera, l'ente Fiera di Rimini, che ci dà questa grande opportunità di trovarci insieme. Ed è importante trovarci di continuo perché i problemi sono sempre tanti. Fare associazionismo è importantissimo, fare sistema tra di noi è ancora più importante. Vederci, dirci i problemi che ogni giorno dobbiamo affrontare, uno diverso dall'altro, se uno confida a me un problema io posso aiutarlo, come io posso essere, come lui può essere aiuto a me a affrontare altri problemi. Nel nostro settore oggi siamo pieni, pieni di problemi. Quindi questo è importante, vederci di più, guardarci nella faccia e dirci oggi ho questo problema, riesci a darmi una mano? La crisi che ci circonda ormai è arrivata a livelli assurdi, l'accesso al credito è impossibile, qui abbiamo anche il nostro presidente dell'AFI, Asconfine Imprese, ci può eventualmente dare una risposta su questo problema che oggi attanaglia moltissime aziende, ormai è un finito. L'accesso al credito è una cosa impossibile, le banche hanno avuto tutto, continuano ad avere tutto eppure ci mettono l'accesso, che è la linfa vitale per le nostre aziende, per i nostri pubblici esercizi. Se non possiamo accedere al credito non andiamo avanti, i risparmi cominciano a finire. Quindi questi sono problemi che dobbiamo affrontare sempre insieme, dobbiamo cercare sempre più di fare quel sistema che oggi ancora manca. E questo lo chiedo a tutti i colleghi, perché i problemi sono tantissimi. Ringrazio quindi voi tutti veramente, veramente di cuore, ma non dobbiamo trovarci solo in questa occasione, in questo luogo, c'è la nostra associazione, ci sono i nostri locali, invitiamoci reciprocamente quando abbiamo un problema, vediamoci, prendiamo una birra insieme, mangiamo qualcosa insieme e vediamo come affrontare insieme. Insieme possiamo vincere, divisi assolutamente, sparpagliati non ne parliamo. Io ringrazio di nuovo, passerei per un saluto il nostro presidente della Confcommercio Provinciale di Rimini, Gianni Indino, che vuole portare il suo saluto della nostra grande associazione qui in questa grande provincia che è Rimini. Ringrazio ancora l'Ente Fiere, ringrazio la FIBE Nazionale, porto anche i saluti del nostro presidente che mi ha chiamato scusandosi della sua assenza, cercherà la prossima volta di non mancare, ce lo auguriamo perché abbiamo bisogno di un presidente presente. Su Rimini devo dire che ha qualche pecca, questo glielo mando ufficialmente. Avrei qualcos'altro da dire, ma ne discutiamo dopo. Grazie a tutti, la parola a Gianni Dino.
ragioni funzionali, mi auguro si senta quanto sto dicendo. Innanzitutto anche da parte mia benvenuto, vi ringrazio di aver partecipato e soprattutto siete stati eroici a raggiungere questa meta, perché arrivare qui oggi è stato un segno di volontà, ce l'avete messa tutta, ce l'avete fatta, e questo è un vostro vantaggio sicuramente. Lasciatemi dire, tra i ringraziamenti che faccio, io qui vedo tanti amici innanzitutto, e i locali più rappresentativi del nostro territorio li vedo qui, li vedo rappresentati, non faccio nomi ma ci sono quasi tutti, da Rimini, Riccione, Cattolica, i più importanti ci sono i pub, i ristoranti, le gelaterie, bar, i più importanti del nostro territorio sono qui quest'oggi e di questo io ringrazio. Un ringraziamento mi piace farlo anche alla regionale, che qui è rappresentata dal nostro amico Fantini, era in fondo. Grazie. Donati, scusami, Fantini era il precedente che invece Donati, il dottor Donati, che è con noi, che naturalmente porterà il sunto di questa riunione a Bologna. E poi cosa dire? Dire che il tema che tratteremo oggi, io purtroppo vi dovrò lasciare tra poco perché ho un altro appuntamento, però ci tenevo a essere qui quest'oggi. E augurarvi un buon lavoro, perché i temi che tratterete oggi sono importantissimi. Noi ci stiamo battendo come Confcommercio, io poi ho un ruolo anche, un altro ruolo dove, essendo presidente regionale del Emilia Romagna Discoteche, sto battendo per abusivismo in quel campo lì, e naturalmente mi batto insieme all'amico, al cavaliere Callà, insieme anche per esempio anche all'amico che non è nel tema che tratterete oggi, però per me è così un uso commerciale a 360 gradi, per cui abbiamo anche Nicola Gerini della FIVA, che si occupa dell'abusivismo commerciale invece per quello che riguarda i negozi, per gli ambulanti, per cui è un tema talmente importante per noi che va affrontato, va sviscerato, abbiamo bisogno di occasioni come questa per ritrovarci, per mettere a confronto le esperienze. Chi è riuscito a ottenere qualcosa nella sua regione, nella sua realtà, nella sua provincia, metta a disposizione quelle che sono state le risultanze del proprio lavoro, del proprio sforzo, e ci dia la possibilità di confrontarci e di portare avanti magari insieme questi temi che per noi sono di vitale importanza. Ne ho parlato, come dicevo prima, anche dei controlli. I controlli arrivano proprio come le cavallette arrivavano, si raccontavano sui raccolti dei nostri nonni. Così accade adesso, quando appena noi in qualche modo riusciamo a rimetterci in piedi dopo una situazione di difficoltà veramente notevole, ecco che arriva come una mannaia, arriva una visita, chissà perché arriva sempre in quel momento, appena ci stiamo rimettendo in piedi arriva la visita del controllore. Però mi piacerebbe dire chi controlla i controllori, perché fanno bene quello che fanno, e penso che oggi parlerete anche di questo, è giusto quello che fanno, possono farlo. Certe volte siamo anche in imbarazzo, siamo in difficoltà quando ci troviamo a confronto con queste persone, non sappiamo come rispondere. Siamo succubi, siamo supini, siamo proni alle loro, certe volte anche, permettetemi il termine, violenze. E allora magari questa può essere un'occasione per parlare, per approfondire questo settore. Ha già detto il Presidente Callà che la piaga dell'abusivismo per quello che riguarda le fiere è dilagante. Cioè, come ho già detto, ho avuto occasione di dire che noi non siamo contro la fiera o contro la festa patronale, cioè nel suo contesto, e soprattutto non siamo contro quelle che sono già delle espressioni del territorio, che da anni in tutta Italia fanno parte della nostra cultura. Mi riferisco alla di Palmisi Sant'Arcangelo, alla Fiera dei Becchi, San Martino, è una fiera che esiste da talmente tanti anni che sarebbe anacronistico mettercisi contro, anzi noi vogliamo valorizzare, ma tutte quelle nuove che ormai Rimini, per esempio, ogni quartiere ha la sua festa, e questo sottrae, toglie risorse, toglie posti di lavoro, perché noi se non riusciamo a sostenere le nostre imprese, siamo attaccati anche dall'interno, abbiamo difficoltà ad assumere, di conseguenza questo porta a un impoverimento del territorio. Non voglio dilungarmi oltre, so che questi saranno temi sentiti da tutti voi e ognuno di voi avrà qualcosa da dire, però sono convinto che in occasioni come queste,
se stiamo insieme avremo l'opportunità e la possibilità di dire qualcosa di importante, di positivo e di costruttivo, perché ce n'è estremamente bisogno. Vi ringrazio, vi auguro un buon lavoro e mi auguro di rivedervi presto tutti quanti. In bocca al lupo per la vostra attività, per le nostre attività, abbiamo veramente tanto bisogno. Grazie. Grazie Gianni, grazie Presidente, ringrazio anch'io Arturo Donati che ci rappresenta in ragione. Andrei al punto, diciamo così, importante lo ritengo, poi passeremo all'abusivismo e ai controlli. Importante per quanto riguarda la nostra attività. Ciao Gianni. Per quanto riguarda anche i nostri collaboratori, bravi, ne abbiamo dei collaboratori che collaborano con noi da anni, quindi sono la forza vitale della nostra attività e dobbiamo naturalmente rispettarli e dargli il giusto, diciamo, compenso che meritano. Questo per collegarmi al discorso del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, che io faccio parte a livello nazionale e che stiamo portando avanti, diciamo, con un rapporto difficilissimo oggi con i sindacati. Abbiamo interrotto le trattative, noi non ce la facciamo più. È difficile andare avanti, la crisi galoppante purtroppo la sentiamo tutti i giorni. Io dicevo che in ogni locale è il cassetto che detta legge, ultimamente i cassetti la maggior parte sono vuoti, o anche se in parte si riempiono ci viene ci viene derubato da quello che lo Stato ci applica su con le tasse. Non riusciamo assolutamente a sostenere. Non abbiamo nessun aiuto da parte dello Stato, non facciamo rottamazione, non abbiamo cassa integrazione, non abbiamo niente, eppure ci chiedono di dare la vena e di prendere il nostro sangue in continuo. Quindi ci svegliamo veramente per la nostra attività, perché amiamo il nostro lavoro, amiamo anche i nostri collaboratori, ma in questa situazione non possiamo continuare davanti. Veramente è stato faticoso veramente dire interrompere una trattativa. Qui abbiamo dopo il nostro direttore generale Marcello Fiori che darà, diciamo, com'è la situazione oggi. Ma voi pensate che le nostre aziende stanno chiudendo in continuamente, ma 27.000 aziende che negli ultimi anni hanno chiuso nel nostro settore, ma sembrano poco. E per fortuna siamo quelli che oggi reggono, quelli che danno impulso. La gente ha voglia di uscire, di venire a bere, magari non il pranzo completo, ma bere una birra nei nostri locali, a fare due chiacchiere, evadere da questo linciaggio che oggi governo e tutto quello che ci è attorno ci fanno tremare dicendo che c'è questa grande crisi e che non riusciamo a venire fuori. Ma non basta. Abbiamo paura di tirare sulla serata perché ci aspettiamo da un momento all'altro con una persona ci venga in locale, si impatronisca della nostra attività con quei controlli assurdi. A me è capitato uno ultimamente, che poi vi racconterò, non è possibile, ne parleremo poi con i giornali. Siamo quelli che maggiormente diamo alla nostra nazione in fatto di contributi di lavoro, ma siamo quelli che maggiormente non vengono rispettati. Siamo definiti spacciatori, evasori, spacciatori di armi, i nostri parmi, i nostri pubblici esercizi. Non possono fare il lavoro che facevano una volta. Hanno degli obblighi che sono dei capi a collo. Noi facciamo degli orari, diciamo così, non dormiamo per affrontare tutti i problemi che ogni giorno abbiamo sul tavolo. Eppure ci vietano anche di lavorare, ci obbligano a certi orari, ci obbligano a dare le somministrazioni, ci rendono la vita difficile, non è possibile più andare avanti. Già il numero di 27.000 aziende che hanno chiuso in questi ultimi anni dovrebbe far pensare un po' chi ci governa, sia a livello nazionale che locale. Noi paghiamo un dipendente tutti i diritti, i diritti acquisiti vanno mantenuti e siamo d'accordo che vengano mantenuti. Paghiamo un dipendente 15 mensilità ogni anno, siamo l'unici a pagare 14esime,
siamo gli unici dove maturano delle ore di lavoro 104 all'anno, che equivalgono poi una somma a 15 mensilità, quando un dipendente, tutti i diritti, il rispetto che possiamo dare, ne lavora per 11. In nessun'altra azienda esiste un discorso simile. È ora di dire basta, di sedersi a un tavolo e ragionare come si deve. Noi non ce la facciamo più. Se qualcuno in questa sala ce la fa, alzi la mano, venga qui e ci risponda come fa. Io personalmente non ce la faccio. Quindi prendiamo atto di questo. Ringrazio che finalmente la FIPE ha preso coscienza di questa situazione, sta portando avanti un problema difficilissimo, perché capisco, io rispetto chi lavora perché merita di essere pagato, ma non possiamo avere delle disuguaglianze e dei divari così enormi tra un settore e l'altro, è impossibile. Oggi noi non ce la facciamo più. Vorrei sentire Marcello come la vede, come la pensa, poi mi raccomando, vorrei sentire le vostre opinioni sia su questo tema che sul tema dell'abusivismo che andremo a affrontare dopo e sui controlli che il dottor Germani, ringraziando di nuovo, ci darà qualche illustrazione in merito. Grazie. Caro Presidente Gallà, io intanto voglio complimentarmi con te e con il Presidente dell'ASCOM per quello che sta facendo in impresa associata. Ora si è organizzato questa manifestazione e la presenza, la sala piena, significa che l'ASCOM dà delle risposte, che la FIPE di Rimini dà delle risposte che è seguita, perché in tante province dove la federazione non è seguita fai una riunione e ti trovi il professore. Quindi questo è bello tuo, il primo luogo e i tuoi collaboratori che danno risposte alle esigenze degli associati. Con capacità, con competenza e soprattutto mettendoli al riparo da quel mare. Non so se avete letto l'altro ieri l'articolo su quelle della serie di Beppe Severmini, dove si diceva che era stato contravvenzionato un locale che aveva tolto il vino poco e aveva messo il calcio a Barilla, no? Ha scritto una pagina intera su quelle della sera proprio sulle disgrazie dei locali di Montalesercito. Ma poi sono disgrazie che capitano a chi non è assistito da un'associazione efficiente, e essere un'associazione efficiente significa che se qualcuno mi fa il verbale perché ho la radio, l'associazione prende, fa le controdeduzioni perché per la radio non c'è più bisogno dell'autorizzazione di pubblica sicurezza come accadeva 20 anni fa. Quindi l'importanza di essere un'associazione, l'importanza di essere un'associazione e l'importanza di saper far giungere dove si decidono determinate cose la propria voce. Il Presidente Gallà, quando la direttiva della federazione ha discusso se rinnovare o non rinnovare il contratto di lavoro, non pensando a tutte le sovrastrutture, la realtà, gli accordi con gli sindacati, ma pensando solo all'impresa, quindi giustamente ricordato che gli ultimi 4 anni ci sono 27.000 imprese, prima con la liberalizzazione le imprese crescevano, non c'erano più vincoli per fare entrare nuove imprese, poi invece escono dal mercato. Beh, è evidente che la federazione ha seguito anche le indicazioni provenute dal Presidente Gallà, dicendo, signori cari, noi siamo disposti a sedere un certo tavolo, siamo disposti a firmare un contratto, ma noi abbiamo bisogno di che cosa? Non di tagliarvi lo stipendio, perché non lo può fare nessuno solo, mettere le mani nelle tasche dei lavoratori, ma di più ore lavorate per quel compenso, perché non è concepibile, ad esempio, che io, se faccio uno straordinario notturno e festivo, abbia 2 maggiorazioni sull'ora di straordinario. Non è concepibile che un lavoratore abbia un aumento automatico con gli scatti della sua retribuzione, anche se non per androne, cosa vogliamo pagare? Vogliamo pagare la professionalità e vogliamo pagare la capacità, l'attaccamento al dovere e il merito sostanzialmente. Allora, non è concepibile che il contratto del turismo sia un mattone così alto, vi rendete conto, è un mattone come quel libro là, fallo vedere Presidente, è anzi pure più alto, che per interpretarlo ci vogliono gli specialisti degli specialisti. Signori cari, qui bisogna semplificare, il contratto di lavoro deve essere, come diceva il professor Indino del diritto del lavoro, un qualcosa di 70 articoli che non può capire un quindicenne che si può facilmente tradurre in inglese.
per cui dopo non possiamo avere bisogno di uno specialista o farci mettere in, nel sacco da lavoratori invece di lavorare o dal sindacato a studiare il contratto, ma meglio fregare il padrone, perché? Perché ad un certo punto il contratto è frutto e lo senso una struttura. Certo, nel passato abbiamo passato degli anni grassi nei quali si poteva concedere volentieri alcune cose, perché ad esempio se pensiamo ai ROL, che sono dei permessi, siamo partiti con 32 ore, si è arrivati con 104 ore di permessi. 104 ore di permessi, cosa significa? Che un'azienda che lavora, che non si può permettere, li deve monetizzare, li deve pagare. E 104 ore, fatevi calcolo, sono 45 al giorno, quanti giorni di retribuzione sono in più. Quindi abbiamo chiesto al sindacato molto responsabilmente, mettiamoci un tavolo, c'è una situazione di grande crisi. Siamo tutti coscienti che il governo, la sua parte, non la sta facendo per far diminuire il costo del lavoro, la fa in maniera non tangibile, e quindi vediamo come deve fare uno strumento di regolamentazione dei rapporti tra noi e il mondo del lavoro che sia elastico, che dia elasticità alle imprese e al lavoratore e che soprattutto consenta di lavorare, perché la grande verità è questa: senza lavoro non si parla di contratto. Se l'azienda aiuta, signori cari, il contratto non serve più niente. Teniamo presente pure che dall'inizio di quest'anno il lavoro sarebbe arrivato di uno 0,50 in più per quel sistema che le imprese con più di 15 dipendenti a sostituire la cassa integrazione. Quindi questo è un momento che è particolarmente difficile e di grande svolta. Allora noi come federazione non abbiamo detto che noi non vogliamo fare il contratto, vogliamo mettere lo stipendio fermo, però abbiamo chiesto alcune cose molto precise, che prego il mio collega Stoccolo di illustrare le richieste della FIBA. Andrea? Grazie. Sì, ringrazio il dottor Fiore di questa introduzione e anche il presidente Cadacchi ha fatto capire qual è lo stato d'animo delle nostre imprese, che si trovano in una profonda crisi. Ma prima di entrare nel dettaglio di queste proposte, bisogna contestualizzare che cos'è il contratto del turismo. Il contratto del turismo copre circa 1 milione di dipendenti. Il 60% dei dipendenti sono donne. Da occupazione, il turismo dà occupazione ai giovani. E il contratto del turismo è importante per le grandi imprese, quelle strutturate, ma è importante per le piccole, piccolissime imprese. E circa il 97% delle imprese della ristorazione, dei pubblici esercizi, hanno una dimensione inferiore ai 9 dipendenti, quindi è il target del contratto del turismo è rivolto alle piccole, piccolissime imprese. Ecco perché è importante capire quali siano gli interventi da effettuare. C'è da dire che nel 2012 la riforma del mercato del lavoro è intervenuta e ha danneggiato le imprese del settore, aumentando i costi ad esempio del contratto a termine, ha inciso su alcune forme di flessibilità come il lavoro intermittente, è intervenuta sui voucher, è intervenuta su altre forme e istituti contrattuali e normativi che potevate utilizzare tranquillamente. Nel 2013 il legislatore è intervenuto nuovamente e a breve, nei primi mesi del 2014, saremo costretti a fare i conti con una nuova legislazione sul mercato del lavoro, che per quanto riguarda, per quanto è possibile leggere dai documenti dei diversi partiti, si prospetta un contratto unico e la FIBE, sinceramente, le nostre imprese hanno timore di questo contratto che va a imbavagliare le esigenze delle nostre imprese. Intervenire sul contratto è importante perché nel 2015 ci aspetta Expo, quindi dovremo essere pronti quindi essere pronti anche ad accogliere un flusso di turisti provenienti da tutto il mondo, e le nostre imprese devono avere la possibilità di utilizzare i propri dipendenti con un'organizzazione flessibile. Come possiamo fare?
Dal sindacato abbiamo detto, come è stato detto prima dal direttore generale, che volevamo intervenire sulla flessibilità, sull'organizzazione del lavoro. Il sindacato si è negato e la risposta è stata di dare disdetta al contratto di lavoro del tribunale, perché non vogliamo toccare le tutele dei dipendenti, ma vogliamo toccare i privilegi, quelli sì. E allora, i privilegi, perché prima il Presidente Callà ha fatto riferimento anche ad altri settori paralleli a quelli da voi, insomma, a quelli della ristorazione, ad esempio il settore dell'artigianato ha 13 mensilità, noi abbiamo 14 mensilità e quindi questo è... Infatti, e questo è un problema perché crea dumping tra due imprese che offrono lo stesso servizio. Quante pasticcerie in realtà non sono dei veri laboratori artigianali, ma si trasformano in veri bar che somministrano bevande, fanno cappuccini, caffè, eccetera, eccetera. Quindi, questo è l'impianto, il perché abbiamo, le imprese ci hanno sollecitato un intervento su questa cosa. Principali interventi. Il primo, l'orario di lavoro. Le imprese della ristorazione hanno una distribuzione dell'orario variabile, flessibile sulla settimana, sul mese, sull'anno. Quindi devono avere la possibilità di utilizzare i propri lavoratori. E in alcuni periodi i lavoratori lavorano meno e in alcuni periodi questi lavoratori devono lavorare di più senza dover pagare ore di straordinario in più, ma semplicemente spalmando le ore in maggiori prestazioni di lavoro in periodi di maggiore affluenza in quelle ore accumulate possono essere spalmate nei periodi di minore affluenza e quindi mantenere la retribuzione, quindi costanza del rapporto di lavoro al dipendente, ma diminuire il costo del lavoro. Si parla di produttività, incidere, prima è stato detto dei roll, sono 104 ore, che in molti casi non vengono utilizzati perché i piccoli imprenditori non riescono a far fruire i propri dipendenti delle ore, se devono lavorare non possono fruire dei permessi. E quindi il risultato è che dopo 8 mesi il dipendente, l'imprenditore è costretto a derogare. Noi abbiamo detto che quelle ore si devono ridurre, non gli abbiamo detto né quanto né come, devono essere ridotte perché è un costo improduttivo e che l'impresa del turismo non si può permettere. Abbiamo parlato di maggiorazioni, in alcuni casi arriviamo a pagare la maggiorazione per lavoro straordinario notturno, il lavoro notturno arriva al 60% e accumulando la festività, il lavoro domenicale, si arriva fino a pagare un'ora di lavoro 120% in più rispetto a quella l'ora ordinaria. Quindi questo è un punto importante, dobbiamo andare a ridurre le maggiorazioni. Gli scatti anzianità, solo in Italia abbiamo una retribuzione che non è collegata al merito, alla professionalità, ma è legata esclusivamente all'anzianità di servizio. In altri paesi la curva della retribuzione è fatta a campana, cioè si inizia con una retribuzione bassa, si arriva a una retribuzione alta perché la produttività, magari le persone sono più produttive, fino a scendere, quindi una retribuzione più bassa quando la persona ha un'anzianità maggiore. Ecco, questo avvicinare la retribuzione alla contrattazione territoriale, quindi il ruolo dell'associazione, delle imprese. Le imprese devono avere la possibilità di modulare i rapporti di lavoro alle proprie esigenze e quindi il rilancio della contrattazione di secondo livello. Ed infine è stato detto prima anche la quattordicesima è un tema importante. Gli abbiamo detto, al sindacato gli abbiamo chiesto di intervenire, non sappiamo ancora se eliminazione, se congelamento, ma dobbiamo intervenire,
magari messa legata ad obiettivi di produttività, perché le nostre imprese devono poter collegare la propria retribuzione agli obiettivi, alla propria produttività, altrimenti la produttività del settore non potrà mai crescere e non potrà mai sviluppare delle competenze, delle professionalità, anche motivare i propri dipendenti. Queste sono, ho fatto un breve riepilogo degli interventi, se siete poi interessati ad entrare nel dettaglio, insomma, sono a disposizione. Grazie. E quindi queste sono le ragioni che non ci hanno consentito di sottoscrivere questo contratto, ma a fronte di questo c'è poi tutto l'altro discorso sul fronte del pubblico, che ossia il contratto e il costo del lavoro non dipende solo dal rapporto tra associazioni sindacali, commercio e lavoratori, ma dipende dal carico eccessivo di oneri che viene imposto dalla collettività. E a proposito di oneri imposti, noi come Fiumi ci stiamo battendo da molto per, anche di fronte all'antitrust, perché non è giusto che aumentino le imposte o diminuiscono le detrazioni, sfruttare i soldi da spendere in cose che non ci credo, e invece non vado a prendere i soldi da dove ci stanno. Perché voi dovete sapere che quando fanno qualcosa di abusivo, che abbiamo abusivo, no? Pensate ai circoli, pensate ai circoli sportivi, pensate alle sagre, pensate alle feste di partito. Queste sono tutte attività che sono al di fuori, dall'IVA e dall'IRPEF, rendete conto. Quindi noi abbiamo fatto l'esposto sia a voi della Roberta che all'antitrust, per dire, signori cari, fate quello che volete, ma non chiamateci evasori quando qualcuno per legge non paga le imposte, perché tanto questi qua bisogna tanto fargli fare la fine di Alcapone, cioè quello è stato arrestato per evasione fiscale. Ma allora a questo punto hanno fatto un cancan con gli sci della Chiesa, ma cominciamo a farlo anche con il fatto che uno va in un circolo, arrivederci, saluti e baci, va in una sagra, quando paga, era questo capoluogo, quindi non ti do la ricevuta fiscale. E tutto questo danneggia, non noi, perché vedete, per far capire a questa specie di società quali sono le problematiche, io non devo dire no, è per me, è per la collettività, perché se a questi signori gli faccio a farli pagare le tasse, sono 5 miliardi e 1 d'affari che sono attuale livello di tassazione e poi un paio di miliardi, forse qualche cosa magari sull'IMU le spartivano tutti i cittadini, portavano questi soldi dalla spesa pubblica e produttiva al consumo, perché a noi quello che ci sta fregando è il crollo del consumo, perché qua finché la gente gli anni scorsi consumava, ma dobbiamo rinnovare il contratto, ma chi se ne frega, ma dobbiamo pagare le tasse, ma chi se ne frega, perché la gente consuma, ma quando deve andare in banca per pagare la 14ª o la 12ª con connessi istituti previdenziali e l'IRPEF, è significa che poco cosa posso fare. E non è possibile, io chiedo un fido per pagare le imposte, chiedo un fido per pagare i costi. E questo è un altro grande problema sul quale ci stiamo battendo ed incontrando evidentemente le resistenze che non potete capire, siamo andati a toccare la casta. E quindi è dura la battaglia, però noi non disperiamo. Andiamo avanti, Presidente, su qualche altro argomento, vogliamo vedere se c'è qualche richiesta di chiarimento fino adesso. Qualche intervento, rimandiamo alla fine, direi di mandare alla fine qualche intervento. Bene, bene. Ecco. Perfetto. Io mi fermerei un pochettino, avevo già accennato sull'abusivismo commerciale, su tutti quei negozi che ogni giorno ci fanno concorrenza sleale in maniera assurda, legalizzata appunto da chi ci governa a livello territoriale, regionale, di chi vuol fare praticamente il nostro stesso lavoro senza avere gli stessi obblighi che noi abbiamo. La legge è chiara, io ultimamente ho avuto dei contatti a livello comunale con il Comune di Riccione di Cattolica, che vogliono portare avanti una politica di liberalizzazione per quanto riguarda il servizio assistito. Non siamo d'accordo, c'è una legge chiara. La risoluzione del commercio, diciamo, del Ministero dello Sviluppo Economico dice che gli artigiani sono da trattare come esercizio di vicinato
perché a parte i panificatori, altri artigiani non possono assolutamente far consumare sul posto. Se vogliono fare questo, devono abbinarsi a una licenza come l'abbiamo noi. E questo è riferito agli amministratori. Noi non siamo contrari se gli artigiani vogliono essere dei pubblici esercizi. Ben vengono, liberalizzate le licenze, dategli a chi opera già, però obbligateli a fare quello che ci è obbligato a fare noi. Bagni per i decapati, bagni per il pubblico, ma queste sono piccolezze, ma altre balzelli che noi abbiamo addosso. Quindi volete che diventino dei pubblici esercizi, volete liberalizzare, volete dargli i tavoli, le sedie, dategli pure, ma dategli anche la licenza. Obbligateli, come siamo obbligati noi, a seguire certe regole di mercato. C'è anche il pronunciamento della sezione quinta del Consiglio di Stato che dice no sedie e tavoli agli artigiani. Quindi le leggi parlano chiaro. Perché qui sul territorio dobbiamo continuare a combattere con le nostre amministrazioni che vogliono a tutti i costi concedere questa agevolazione? Date questa agevolazione, ma dategli la licenza. Fateli diventare tutti dei pubblici esercizi, non siamo assolutamente contrari. Siamo contrari che loro ci fanno questa concorrenza sleale. E non è poco. Noi abbiamo fatto diverso, presentato diverse cose anche alle nostre amministrazioni. Fanno orecchie e occhi da mercanti, non vogliono né sentire, né vedere, né capire. E agli occhi di tutti ci sono, se vogliamo fare nomi, piadinerie con 100 posti a sedere. Addirittura dei piccoli esercizi commerciali che abbiamo chiamati di distribuzione, che mettono sedie e tavoli fuori, specialmente sul lungomare, è uno scempio naturale, proprio è assurdo. Non parliamo poi di quello che è il più grosso scempio, che è stato l'abusivismo, che era nato, diciamo così, per quanto riguarda le aziende agricole, no? Gli agriturismo. Addirittura dei bed and breakfast, che sono nati sì per dare una mano a queste case di campagna, per poter agevolare chi gestisce determinate strutture andate in disuso, per poter ospitare gente. Ma approfittando di questo, organizzano anche cene in continuità, ma bed and breakfast, una cucina, diciamo, neanche a livello familiare. Questo non possiamo assolutamente tollerarlo. Gli agriturismi sono nati sotto la buona stella, ma come sempre li hanno approfittate e hanno deviato a 360 gradi sul discorso commerciale, creando non la valorizzazione del territorio, i prodotti d'eccellenza che questo territorio può offrire. È a quello che erano nati. Sono nati per fare estrazione, per fare grandi sale di ricevimento, per poter organizzare meeting, feste e fare quello che noi dovremmo fare con il diritto che abbiamo, lo fanno loro. Hanno allargato le maglie in una maniera assurda, prima erano un po' restrittive per quanto riguarda l'acquisizione di materie prime, dovevano valorizzare il territorio, adesso possono distribuire, possono servire, cuocere, far mangiare qualsiasi tipologia e il territorio naturalmente è andato al meglio come ogni cosa che esiste. Noi questo non lo possiamo assolutamente tollerare. Quindi direi che anche su questo dobbiamo cercare di vederci sempre più spesso e vedere come affrontare il problema. Io sto cercando di affrontarlo con molta difficoltà con l'amministrazione locale in questo senso qui. Spero che siete anche voi d'accordo e che portiamo avanti questa lotta e questa battaglia. Marcello, cosa dici? Niente, vuoi dire, tu hai detto tutto. L'unica cosa sarebbe riuscire a tagliargli i privilegi fiscali, perché poi una volta senza privilegi fiscali dubito potrebbero essere precisi come voi e restare sul mercato. E poi diciamo anche un'altra cosa, ma voi sapete quanti lavoratori dipendenti c'è al terzo settore? Nessuno, tutti volontari. Allora se dove viene un volontario c'è l'ispezione al liceo. Là sono tutti volontari, quindi non pagano tributi, non pagano IRE. Guardate le feste di partito, che introiti hanno, quante persone ci lavorano, che evasione di IVA c'è in quel settore lì. Prolopo, è lì il problema. Prego. Che prolopo. Che prolopo, sì. Perché ci fanno una prolopo e
danno da mangiare, prima era una festa paesana, di un giorno, due giorni, adesso una settimana, 20 giorni, ogni settimana, ogni 15 giorni fanno una festa. Ma questi non danno da mangiare a casa, volontariato, ma non danno da mangiare a casa, ci fanno pagare. E quindi bisogna intervenire anche sulle prolocche. Chi è che organizza, chi è che controlla queste prolocche? Chi è che dà i permessi di fare queste feste? Cioè, bisogna intervenire nelle organizzazioni politiche, cioè dire ci vuole uno statuto, anche lì ci vuole qualcosa che controlli. Non è possibile che tre case facciano la prolocca. Io vivo in un paesino, ogni mese fanno una festa, danno da mangiare nei piatti di plastica, danno da mangiare per terra, fanno da cuociono la griglia, la salsiccia, poi mangiano la siepe, pisciano, poi via la salsiccia, tutto va bene. Voglio dire, noi dobbiamo avere il gusto per i bisogni usati, la differenziata, dobbiamo avere i controlli, i frigoriferi con l'allarme, con le temperature. Dove sono i nastri? Dove sono i nastri? Non ci sono. Che qua? Dove sono i nastri in quel caso? Non ci sono. Noi abbiamo controlli esagerati. Finanza, sì. Vigili del fuoco, abbiamo addirittura la forestale ci viene a controllare. I frigoriferi. Ma vuoi dire, cioè, se dobbiamo lavorare, dobbiamo essere. Noi non vogliamo che loro si adeguino a noi, ci vogliamo adeguare noi a loro. E quello che sostengo in questi incontri che abbiamo con l'amministrazione locale, come dicevo prima, specialmente negli ultimi tempi, non solo con quella di Menese, ma con Cattolica di Regione, che vogliono a tutti i costi, diciamo così, legalizzare, ma in maniera sempre errata, quelle feste di partito, quelle sagre, quelle proloco, che tu molto chiaramente hai detto, senza, diciamo così, nessuna regola per quanto riguarda l'igiene. Noi invece siamo super controllati tutti i giorni. Adesso si sono messi anche i comuni a fare le feste. Le feste non solo, ma queste sono le feste tipiche di partito, non sono dei comuni. Allora, noi rispettiamo le sagre, non vogliamo entrare in merito a determinate sagre. Le sagre vanno rispettate, specialmente quelle storiche e paesane. Ma ogni giorno sul territorio nascono centinaia, migliaia di eventi. La sagra del Vaghino, la sagra del Ciliegio, la sagra del... Tutte cose che non hanno a che fare con la nostra cultura, ma questi non del territorio, con la nostra tradizione. Io non andrei mai a dire no, la sagra di San Martino è una sagra storica. Ogni paese ha una sagra storica. No, oggi di quella sagra ci si dimentica anche, ne nascono migliaia. Ogni settimana c'è una sagra, per portarci via quella potenzialità di clientela che oggi ci manca, perché non c'è una potenzialità, è rimasto qui poco. Ci portano via anche quello. Ci costringono, diciamo, a chiudere. Ci costringono a non essere più professionali, a non avere più passione. No, ci costringono a essere professionali perché dobbiamo esserlo. E noi di questo dobbiamo fare il nostro vestito, dobbiamo essere dei professionisti del settore. Dobbiamo vedere questo qui, guardarci bene, perché non possiamo non essere professionali in questo settore, anche se ci spingono, diciamo, ad agire in maniera diversa e scorretta. Quello che noi non vogliamo né dobbiamo fare. Come titolare di aziende, se noi come commercio di Cesena abbiamo fatto un volantino contro queste cose qui, non so se lei è alla conoscenza, un volantino che l'abbiamo portato anche a Roma contro tutto questo abusivismo legalizzato. E allora bisogna che ci mettiamo in testa di fare qualcosa, ma dobbiamo trovarci, quello che dico io. Vuoi passo la parola all'amico qui? Vuol dire qualcosa? Scusa. Presente, sì. Sono Maurizio Tasca, sono il presidente del sito regionale, presidente del sito provinciale di Ragusa e vicepresidente regionale Sicilia. Viviamo spesso e volentieri nei nostri direttivi nazionali, perché assieme a Gaetano e qualcun altro faccio parte del direttivo nazionale FIP. Viviamo tutti i giorni, tutti i momenti, tutti i tipi di abusivismo di cui stiamo parlando, ne dimentichiamo tanti, dimentichiamo i supermercati, dimentichiamo le grandi aziende commerciali, dimentichiamo io dalle mie parti ho vissuto il cenone da asporto a 15 euro, pagato con i buoni pasto,
Anche quello è una grossa finanza. Siamo nei supermercati, andiamo a fare la spesa, compriamo dei tessini, compriamo di tutto, lo paghiamo con il buon pasto. Non ci sono controlli, scusate, non si possono fare controlli. Non siamo riusciti, abbiamo toccato diverse volte il tasto a livello nazionale, non siamo riusciti a trovare una soluzione. Questa è una grossa tecnica dalle mie parti da vivo, ed è qualcosa di molto pesante, perché la gente anziché di venire nella mia azienda, io sono convenzionato con tutte le aziende di Buonipasto, va a mangiare al supermercato, nella grande distribuzione, e di conseguenza va a fare la spesa. Quindi un altro tasto che abbiamo dimenticato, ma dico, a questo punto io volevo dire, abbiamo toccato tutti i punti, o quasi tutti, per quanto riguarda l'abusivismo, no? Non abbiamo toccato le feste d'estate organizzate a scopo di lucro per vendere alcol, quindi fare soldi, no? Ci riuniamo un gruppo di ragazzi, andiamo in un deposito, in un grosso, mi dai delle bottiglie in fondo vendita, quindi organizziamo feste, e poi noi siamo controllati perché non possiamo vendere alcol, la colpa degli ingegneri statali è sempre nostra, perché è per tutto quello che sappiamo. Io a questo punto nessuno ci dà ascolto, nessuno finora ci ha dato ascolto, perché non lo so se perché noi non abbiamo parlato e non abbiamo detto niente, o forse non l'abbiamo detto nel modo giusto. Vogliamo eventualmente intervenire denunciando persona per persona, facendo, organizzando anche a livello nazionale, perché il problema è a livello nazionale, non è solo a livello locale, Milano, Ragusa, Rimini, Lecce, è dappertutto, è a livello, perché ogni giorno ne nascono come i funghi, ma per tutte le tipologie ormai, non è? Quindi dico, come possiamo agire nei confronti delle amministrazioni? Non ci riusciamo più. Io proprio 15 giorni fa sono stato in questura a parlare con un funzionario, la quale responsabile mi dice sì, venite a denunziare e noi andiamo a fare i controlli, perché a questo punto il controllo non è solo perché non hanno la licenza e tentano, non pagano contributi, le persone, tutti coloro che ci lavorano, non hanno nessuna garanzia per qualsiasi tipo di incidente che possono avere, e noi invece, io sto vivendo un verbale fatto da 5-6 anni fa, intorno a 150-200 mila euro, ma non sanno loro di che cosa si tratta, perché mi dovevo verbalizzare, solo perché io sono preposto alle rendite, quindi devo essere regolarmente ingaggiato, non devo esserlo, devo avere la busta paga, non devo avere, è tutto in discussione, e andiamo avanti. E viviamo però questi momenti, il controllo dell'ispettorato del lavoro, nel giorno della festa patronale, quindi stiamo lavorando, entrano nel laboratorio, scusate ma non me ne accorgo, che noi non siamo autorizzati a presentarci, scusate ma voi dentro, allora non c'è il mio capo pasticcere, noi non siamo autorizzati a presentarci, siamo una squadra. Sì. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, però partiamo sempre dal presupposto, ah siccome l'ispettorato del lavoro, poi chissà come ci finisce, no, io siccome mia moglie mi affianca tantissimo, purtroppo in certe cose non siamo d'accordo, no, lo sai, e sembra gente che ti può fare male, io in quel momento me ne sarei completamente fregato, tanto tu non puoi entrare, sei andato a casa mia, e venire per cortesia, per gentilezza, sono questo, appena io ho un attimo di tempo, allora incominciamo, ci fissiamo i giorni, iniziamo, possiamo dedicare tutto il tempo che vogliamo, sempre per cortesia, per gentilezza. Ora io voglio ritornare all'argomento, dico, un suggerimento sicuramente, e qua se il direttore generale se ne vorrebbe fare carico, dico, istituiamo, organizziamo un centro di denunzie, di ascolto a livello nazionale, come poterlo chiamare, perché dico, come vi dicevo, la responsabile della questura mi dice sì, signor Tascia, se vuoi venire, ditemi tutto, noi per quello che possiamo durante il periodo estivo, per esempio, abbiamo fatto qualcosa, siamo partiti tutti, ARPA, Agenzia delle Entrate, INPS, e che più ne ha più ne mette, è chiaro che io dico, mi metto anche dalla parte loro,
parte della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, non sanno che in quel punto, in quella contrada, ci si sta organizzando la festa, no? Per cui se io libero, perché tutto sommato poi io devo, mi devo anche salvaguardare, perché non posso chiaramente uscire nei giornali e dire io sono, sto andando a denunziare, siccome io sono responsabile di categoria, lo faccio, anche questo è una questione molto delicata. In linea di massima io cerco di dare un po' l'idea, poi magari a livello di nostra federazione poter approfondire la cosa, come poterlo organizzare a livello nazionale, avendo poi le eventuali diramazioni nei vari uffici di controllo. Non so se sto dicendo qualcosa di giusto o di sbagliato, perché personalmente oppure a livello locale non riusciamo più a mantenere il fenomeno, non c'è più fuoco, è allargato a 360 gradi, quindi non abbiamo più potere. Grazie. Grazie a te, Tasca. Con il cuore e soprattutto con la destra, ovvero sia noi come federazione abbiamo fatto anche qui a Rimini la manifestazione che aveva controllato il controllore, l'abbiamo fatta pure da lui, abbiamo messo tutte le unità di controllo che potevano dire le cose e potevano vedere. Ti interrompo, però purtroppo non riusciamo ad arrivare da nessuna parte. Però diamo una risposta ai nostri soci, io faccio fatica. E adesso ti dico, scusa, fammi finire. Allora, voi leggete i giornali, guardate la televisione, tutto, Coldiretti che cacchio fa? A Natale ha bloccato il Brennero col presidente, il ministro dell'agricoltura è arrivato, per non far entrare i prodotti, le cosce di maiale straniere. E sono andati in televisione, hanno fatto tutto questo blocco e tutto. Allora pensavamo noi, ma se cominciassimo a presidiare un circo, una sagra ed altro, con dei belli striscioni, dicendo questi signori si riuniscono, va bene, suonano, va bene, ma non pagano le imposte, e quindi pagate le imposte voi cittadini, perché io vi dico che chi va là dentro non sa quello che c'è dietro, perché per loro prendere un panino da Dasco, prendere il panino alla manifestazione organizzata dal parroco, è la stessa cosa, ma non è la stessa cosa, perché così facendo loro che cosa fanno? Arricchiscono quei quattro che stanno dietro, perché per queste organizzazioni non è che sono organizzazioni non profit come le ONLUS, c'è la differenza tra il giorno e la notte, dietro c'è sempre qualcuno che ci si mette in tasca i soldini. Perché se andate a vedere sul giornale degli annunci economici di Roma, ci sono i circoli in vendita. Allora, se un circolo sta in vendita, che significa? È come se fosse il bar, ragazzi, c'è poco da fare, è come se fosse una trattoria e qualcos'altro. Allora io stavo lanciando l'idea di dire, andiamo, qual è il posto che dà più fastidio a Rimini? Qual è il posto che dà più fastidio a Ragusa? Gli esercenti, scelgo io, scelgo chiunque, facciamo un bel presidio con gli striscioni come ha fatto con l'Iresa. Oh, qualcosa succederà, quantomeno facciamo vedere a tutti i nostri colleghi che qualcuno la faccia ce l'ha messa. Possiamo cominciare con i danini, pigliamo il posto più fedele, facciamo gli striscioni, i cartelloni, una bella conferenza stampa, l'ha detto, signori cari, qui l'igiene, ci dica lei, ma non lo so, perché poi questi che cosa fanno? La comunicazione, la ASL, per una manifestazione che si fa il sabato mattina, gli ha fatto venerdì sera. Loro la leggono, questo gli arriva dopo 15 giorni, Marcello, il permesso è stato dichiarato, il permesso gli arriva dopo 15 giorni. Appunto, perché la manifestazione è finita. Perché qui hanno cambiato la legislazione per semplificare, hanno fatto, cioè, certe donne vanno bene in Germania, vanno bene negli Stati Uniti, ma in Italia ci vuole l'autorizzazione preventiva. Da quando hanno tolto l'autorizzazione preventiva, la gente fa l'autodichiarazione,
nessuno la va a controllare perché i mezzi non ci stanno, perché poi con il taglio hanno tagliato pure gli organi di controllo, questo non si dice. Cioè noi abbiamo i controllori che mi dicono sì, ma noi non abbiamo la benzina per arrivare in quel paese, allora dobbiamo andare a vedere prima quello che c'ha la pistola, la Santa Barbara ed altro. Intanto iniziamo, intanto ci porta voce al prossimo adesivo che è la settimana grande, poi da questo gruppo che è nato, è venuto fuori questo. Allora, la prossima volta che ho ora Ragusa, Non aspettiamo altro, Marcello, l'importante è che il nazionale ci guidi nella maniera giusta. Andiamo. Ma sei d'accordo a portarlo al direttore? Io la prima linea. Speriamo qualcosa e ti racconta, anche se l'ordine del giorno è stato fatto, si inserisce. Oh, ragazzi, i portatori ci vogliamo più. I portatori ci abbiamo pure noi. Sì, ma i portatori si sono fermati. E noi no. Bene, andiamo avanti, Presidente, da quello arriviamo ancora al succo. Sì. Perché il succo che cos'è? Diccelo. Abbiamo l'onore d'onore che il dottor Roger Nanni, per quanto riguarda il responsabile dell'ASL di Rimini, a lui dobbiamo veramente porre molte, molte domande, perché sappiamo chi è, cosa rappresenta, e sappiamo anche cosa incide, diciamo così, l'ASL nel nostro territorio, per quanto riguarda anche la sicurezza alimentare, che è giusto che noi portiamo avanti veramente nel migliore dei modi questi passi cui ogni giorno siamo obbligati a fare, perché la sicurezza alimentare ritengo sia una cosa prima di tutto seria, ma molto importante veramente, non solo per noi, ma per i nostri clienti. Quindi penso che siamo coscienti del nostro lavoro che facciamo ogni giorno, però non siamo d'accordo nella maniera che veniamo trattati. Arrivano dei plotoni che io definisco di esecuzione. Io ho un'esperienza tragica, una domenica mattina alle 11:30, avevo già una centinaia di persone prenotate, mi hanno bloccato tutto, tutti i settori, eccetera, per fare dei controlli assurdi. L'ultimo della serie è stato 2 mesi fa, l'ispettorato del lavoro. Io non dico che i controlli non vanno fatti, vanno fatti nel rispetto delle persone che operano in quel settore. Ma quando arrivano delle persone che non salutano e li vedi sgattaiolare in maniera assurda, che prima di venire nel tuo locale hanno già la piantina del tuo locale, di dove tiene la cucina, di dove tiene la dispensa, di dove c'è il magazzino, di dove operi, del bar, dei bagni, eccetera, ti vedi che vanno, si dividono, entrano locali in massa e si dividono così, non hai neanche il tempo di guardarli perché uno si fugge all'altro. Dopo che hanno preso possesso in maniera assurda della tua casa, ti senti un verme a volte perché dici, ma questi chi sono? Cosa ho fatto di male? Dopo ripasso la parola, volentieri, io mi sono sentito un verme, dico, ma cosa volete? Alle 7 di sera 20 persone a tavola, maggior parte straniera, perché gli stranieri alle 6:30 fanno la fila per venire a mangiare. Ne avevo 20 a tavola e aumentavano su più. Mi hanno bloccato la cucina. Ispettrice, capelli al vento, folte chioma. Comincia a interrogare in cucina il mio chef che girava gli spiedini sulla griglia, che stava preparando dei piatti, perché non si poteva fermare, il lavoro doveva andare avanti. Blocca in cucina, non potevo neanche entrare a fare gli ordini. Io dico, ma questo è il modo? Possiamo. Ma come potete, dico io, scusi, Non è possibile che ciò avvenga. Voi mi state veramente danneggiando l'immagine e di tutto. Niente. Lei stia buono, stia lì. Dopo parliamo anche con lei. Alla fine approfittano di tutti i nostri dipendenti, apprendisti, collaboratori, estirpando dichiarazione senza nessun controllo, perché non vogliono che tutti i titolari possa assistere, e alla fine nel verbale mettono dichiarazione rese spontanee. Falsifica veramente una cosa assurda. Ecco, questa è una delle domande che vorrei fare al dottor Roger. Poi un'altra cosa, tutti possono far tutto, l'Inps, l'INAI,
è una cosa veramente che io non riesco, mi vengono a piangere in quel momento, mi sento inerme perché ti mettono in condizione. Però io capisco, collega, se per un momento c'è un coltello da cucina, pianta al fianco di qualcuno, veramente ti viene quella voglia lì. A me mi veniva quella voglia, per fortuna mio figlio dice stai buono, stai caldo, vediamo, ma siamo in regola. Non c'è un dipendente che non è in regola. Avete controllato chi c'ho in quel momento, in cucina, in sala, nei bagni che fa la pipì, in tutto il resto. Prendete il nome e cognome e ritornate nel momento più propizio, quando non ci sono avventori, quando io non sto lavorando. Controllate, tanto avete la scheda, sapete chi sono, sapete quanti dipendenti ho in regola, se avete trovati quelli, andatelo. Perché dovete perdere delle ore a interrogarmi inutilmente tutti i collaboratori, facendomi perdere l'immagine del locale, come se fossi evasore, come se fossi uno che non segue le regole. Avete visto? Chiedete scusa, ritornate il giorno dopo. No, vi piantate lì. Avete bisogno di un tavolo per fare dei verbali, per scrivere delle cose in continuità che non hanno senso, perché in quel momento anche i dipendenti purtroppo hanno paura. Ma di che cosa dobbiamo avere paura? Del nostro operato che facciamo nella maniera più corretta? Se avete visto, vi ho detto, i dipendenti ci sono tutti, avete fatto, non ce ne andiamo altri. Siete venuti con la lista? Bene, potete andare e ritornare domani. No, dobbiamo verbalizzare oggi. Ma sapete anche perché? Perché tutti questi controlli, questi personaggi, col sistema messo in atto dal nostro Stato, devono arrivare a degli incentivi. Più controllano, più arrivano, come viene definito il discorso, per avere poi gli incentivi, devono arrivare a portare a casa il malloppo, il maltolto alle nostre aziende. Noi purtroppo, per quanti siamo attenti, per quanto diciamo ci diamo da fare, qualcosa ci può anche sfuggire, siamo umani. Non possiamo assolutamente. E su questo ne approfittano. Devono portare a casa qualcosa, perché quello dopo aumenta il loro portafoglio. Non è riferito alla persona qui presente, ma è in molte. Grazie per questa amicizia. Non so, su questo se qualcuno vuol dire qualcosa, io forse ho parlato, posso parlare. Sì, grazie. Premesso che mi ha tirato il colpo poco, perché l'ultima volta sono venuto qui con la Carogna, che era l'ispettorato del lavoro, e tutte le volte se le prese lei. Mi sembra di capire che il 90% sono dirette a lei, mi sembra di capire ancora adesso, quindi però è facile, la parola prima del Presidente, è facile la risposta, dire noi facciamo parte di un'altra amministrazione. Non mi sembra di aver sentito delle grosse lamentele da questo punto di vista qui, né io ho intenzione di fare da parafulmine per tutte le amministrazioni, per tutte le altre amministrazioni, parlo per l'ASI, parlo per quel che mi riguarda. I controlli, prima di tutto una precisazione, il territorio della regione della Romagna, noi non siamo a conoscenza di quando organizzano feste, sagre, cose di questo genere, perché la normativa non ci mette a conoscenza, non hanno nessun obbligo di comunicazione all'ASL, non è che ci arrivano il giorno dopo, proprio non ci devono arrivare i comuni che le dovrebbero inviare a noi, ma se non ce le inviano noi non riusciamo a saperlo che ci sono, non riusciamo. Quindi potrebbe essere il passaparola, potrebbe essere il passaparola, però noi non abbiamo nessun tipo di comunicazione ufficiale, quindi non riusciamo preventivamente a sapere chi fa la cosa, tranne vedere i cartelloni in giro, ma questo per noi non è un problema, non devono avere nessun tipo di autorizzazione. La normativa gli consente di andare in deroga, la normativa che non facciamo noi, che abbiamo altri più grandi di noi, gli consente di andare in deroga a tutti i requisiti che devono avere i pubblici esercizi. Se poi mi chiedete il mio parere personale, io dico che non è giusto,
però il mio parere personale conta quanto il vostro, cioè niente. In questo, anzi, contate forse più voi che siete facendo parte di un'associazione che può incidere sulla modifica della normativa. A me è chiesto solo di controllare, controllare sulla base di quello che dicono le normative. Quindi, i controlli da parte nostra, difficilmente, anzi, il personale, non dico che è impossibile, ma difficilmente il personale ASL interviene durante le ore di servizio. È proprio la tipologia di lavoro nostra, che non è produttiva per quel che riguarda il nostro lavoro. Direi che merita un applauso, perché sono gli unici, perché gli altri non lo fanno assolutamente. Noi vogliamo vedere come lavorate, e come lavorate, lavorate prima, come preparate. Il nostro obiettivo è quello. Anche perché ci infastidisce vedere quell'andirivieni, dobbiamo aspettare il gestore, il cuoco, perché giustamente deve porzionare, deve fare tutte le sue cose, perdiamo del tempo, ma soprattutto la metodologia di lavoro è quella. Parlo di noi, naturalmente non siamo senza pecche. Normalmente il nostro personale da disposizione è tenuto a presentarsi e non fare nulla di niente. È successo in qualche occasione, è successo, ma non è stato un sopralluogo governato da noi, è stato un sopralluogo chiesto da altri, che girano i cosiddetti pattuglioni, come quelli che ha fatto riferimento Callà, cioè siamo attivati da altri organi di vigilanza per partecipare a questa vigilanza congiunta. Vigilanza congiunta dove ci sono carabinieri dell'ispettorato del lavoro, dove c'è finanza, polizia municipale, personale, c'è di tutto, c'è di tutto. Sulla forestale spenderei, no, fino adesso con loro non siamo mai andati, non ci hanno mai attivato. Noi siamo da me sono venuti con la forestale, sì. È un veterinario. Veterinari, sì, vabbè, io parlo della gente futura, i veterinari probabilmente avevano un obiettivo già predefinito, non so di che genere, di solito noi riserviamo le domande alla fine, lasciamo parlare il dottor Giordani per favore adesso, no, che sta dicendo le cose interessanti. Le domande alla fine. Normalmente non si interviene, si interviene con la capitaneria di porto, magari nella sua realtà in Sicilia può darsi che succeda, qua da noi si interviene, intervengono con la capitaneria di porto. Le dirò che non sono neanche tanto contenti i nostri veterinari di intervenire con la capitaneria di porto, così a livello personale. Devono farlo perché chiedono consulenza e noi siamo tenuti a darla, siamo tenuti proprio, agiamo in qualità di organo tecnico a supporto di un altro organo di vigilanza, perché questo ci teniamo a ribadire. Noi siamo un organo tecnico, noi siamo un organo tecnico, facciamo delle valutazioni. Io qui mi sono ho portato, in questi giorni abbiamo i dati statistici di quello che è successo nella nostra realtà criminale. Prima di tutto come vengono organizzati i controlli, perché è giusto che lo sappiate. I controlli vengono organizzati da parte nostra, abbiamo una disposizione regionale che ci dà uno scadenziario, è una delibera regionale che ci dice voi le attività, questo tipo di attività le dovete controllare ogni tanto tempo. Parliamo di attività di ristorazione, che sono quelle che interessano più soprattutto voi altri, le dobbiamo controllare obbligatoriamente ogni 4 anni. Un'attività deve essere vista ogni 4 anni. Poi ci sono altre tipologie di attività, i bar devono essere visti in una quota molto molto inferiore, devono essere visti, gli esercizi devono essere visti 5% ogni anno, cioè il nostro modo di operare è quello che ci viene dato da organi superiori. Quelli vanno visti ogni tanto tempo. Poi, se ci sono delle motivazioni particolari, potrebbero essere quello che quell'attività ha delle problematiche un po' robuste, quell'attività viene vista un po' più spesso. Questo fa sempre parte di quello che sono i nostri organi, quello che è il nostro lavoro di organo tecnico. È logico che il nostro sopralluogo dà un po' fastidio. Dà un po' fastidio perché prima di tutto vi porta via tempo, e quando scattano sanzioni, perché sono tenuti a farla il personale, quando scattano sanzioni le nostre sono abbastanza pesanti, ci rendiamo conto, ma i importi non li abbiamo stabiliti noi. Su una percentuale di 1380 attività viste, quest'anno ditte, omnicomprensive, noi ne abbiamo sanzionate 136. Quindi non è una percentuale proprio scandalosa.
tenete presente che gli circa 10%, tenete presente che in queste 136 ci sono moltissime ditte che nascono su segnalazione, gli etnici e altri un pochino di etnici che hanno delle problematiche particolari, alcuni, non tutti, poi dopo se noi ghettizzassimo la categoria non andrebbe bene, ce ne sono alcuni che sono messi bene quanto i nostri, uguali, alcuni, faccio più, Chiedrini e Borgomarino, ad esempio, ecco, quelli sono, non hanno sicuramente gli standard igienici uguali a quelli di altre attività. Non mi sembra una percentuale scandalosa. Se guardo i ristoranti che sono stati sanzionati a Rimini da noi, sono 21 più 9, 30. 30 ristoranti che hanno sanzionato. Dopo chi capita nelle maglie di questi controlli, ovvio, è arrabbiato. Però non è una percentuale molto grossa. Parlo di stagionali e permanenti. Questo non è perché voglio parlarvi, diciamo, di libro cuore, diciamo di buoni, non facciamo niente, perché poi dopo fronte di locali che non sono stati sanzionati, altri gli hanno fatto un sacco di prescrizioni, che a volte costa più una prescrizione, anzi molte volte costa più una prescrizione di una sanzione, ma la prescrizione è perché dovete adeguarvi a uno standard. Poi qualcuno mi potrebbe dire: ma se voi controllate ogni 4 anni queste attività, tutto quello che è abusivo, come fate a saperlo? Quello andiamo su segnalazione, andiamo quello che ci viene comunicato, su segnalazione, quello che riesce a percepire il personale che va all'esterno, che va con degli obiettivi predefiniti, va e quindi non ne ha conoscenza, ma soprattutto agiamo su segnalazione. Questo vi invitiamo a farlo, non è che noi ci rifiutiamo assolutamente, abbiamo degli obblighi giuridici normativi di intervenire entro 30 giorni, noi dobbiamo dare esito alla segnalazione, quindi benvengano queste qui. E il resto è ovvio che chi è autorizzato, chi è censito, può sembrare più penalizzato di altri, può sembrare, perché subisce comunque la data dei controlli, gli altri dobbiamo averne notizie. E che dire di tutto quello che ha una cosa, noi non abbiamo incentivi per la vigilanza, lo stipendio è quello, lo stipendio non ci cambia, l'obiettivo è dato dalla regione, quello standard minimo bisogna raggiungere, anzi avremmo dei disincentivi se non raggiungessimo l'obiettivo, quello, disincentivi che sono di carriera, sono di immagine e via dicendo, ma non abbiamo assolutamente questo tipo di problema che hanno, non so se ce l'hanno, poi onestamente non ne sono a conoscenza, se anche hanno altri organi di vigilanza. Domande? Ce li hanno invece altri organi di vigilanza? Io accetto la sua sincerità, sinceramente, no. E ringrazio il dottor Gerbagni. Ecco, adesso dovrebbero scaturire da voi tante delle domande, perché l'altra naturalmente penso sia... Me la anticipo una, sì, che me la farà tanto arriva. Chi può arrivare dentro nelle vostre cucine e darvi danno, esatto, tra virgolette? Allora, nei pubblici esercizi possono entrare tutti, possono entrare. Dipende a fare cosa, dipende, perché ognuno ha le sue competenze, ognuno ha. Allora, a guardare come lavorate in cucina possiamo entrare solo noi e i carabinieri del NAS. Stop, non può guardare nessun altro. Gli alimenti, via dicendo, possiamo entrare solo noi. A verificare tante altre cose che riguardano le competenze delle loro materie possono entrare in altri ordini. Mi vengono in mente i carabinieri dell'ispettorato del lavoro per guardare il personale che lavora, passatemi il termine, non sono volgare da dire queste cose, che lavora in nero, possono entrare i vigili urbani perché c'è un nucleo che si interessa di questa cosa, la finanza, possono guardare gli scontrini, tutto il resto, tutto quello che riguarda. Gli altri organi di vigilanza possono entrare nelle vostre cucine e verificare solo e unicamente, e questo abbiamo contestato noi della ASL, la rintracciabilità degli alimenti. Non ci pare giusto, non ci pare, però così è. Il Ministero con una circolare ha stabilito che solo quel che riguarda gli alimenti e le caratteristiche dei locali sono di competenza esclusiva dell'ASL, quindi se vi vengono fatti dei verbali per queste cose potete benissimo ricorrere che vi vengono annullati, perché poi arrivano a noi dall'ASL e li abbiamo annullati tutti.
La capitaneria di porto può anche entrare per misurare, ne parlavo prima, le dimensioni del pescato. E basta. Poi riguardo al signore laggiù che ce l'ha giustamente con la forestale. No, io ho avuto un controllo dalla forestale perché un concorrente, io penso un concorrente, non lo so, aveva detto che nel mio locale, che è un ristorante, si faceva la caccia. E quindi la forestale, però io non mi ha detto lei che è vero quello che ha detto. Ti chiedo scusa, scusate. Possiamo presentarci, perché noi non abbiamo nulla da nascondere. Sì, io sei, che ristorante hai e cosa fai? Scusami. Siamo orgogliosi dei nostri locali, presentiamoci, noi ci conosciamo bene, anche perché molti amici non li conosciamo tutti. Io sono il ristorante Lucio di Borrello di Cesena. Non so se conosci. Io lei non la conosco, la conoscerò fra un po', che ci hanno unificati. Grazie a te, grazie all'Angelo, naturalmente dovrei concentrare, guardi, il nostro veterinario. È vero che ha detto lei, perché io confermo che il veterinario che era venuto a controllarmi i frigoriferi era molto in imbarazzo con la forestale. Sì. Perché fatica a parlare con quelli che non capiscono, capito? E gli ha anche insegnato alla forestale certe cose che loro non sapevano, che quindi è stato molto, confermo quello che ha detto lei. Comunque posso dire solamente che non sono competenti, cioè anche noi non siamo competenti, perché se viene a forestare da me il mio locale, io non so se lei può entrare o non può entrare. Io comunque in riferimento al signore di Franco, lei, se vengono gli ispettori del lavoro, che ho tutti i dipendenti in regola, ci fanno le fotografie a tutti e poi si tolgono dai coglioni, perché non so, io se vengono che ho da fare e devo lavorare, loro non mi possono fermare il lavoro, perché io sennò li caccio fuori. Non glielo so dire, ma io prendo atto di quello che dice, non glielo so dire. Io però so che non è detto perché no, che cucina, io, e lei io posso, io non ho parlato di entrare, perché io non so i poteri che hanno gli altri organi di vigilanza. È quello che mi viene detto. Io so quello che possono fare vigilanza su quel che riguarda la struttura e gli alimenti. Solo noi e il personale della NAS. Questa è una circolare del Ministero della Sanità a chiarimento. Poi altri, io onestamente non glielo so dire. Credo che possano entrare per verificare personale che non è in regola, credo che possano entrare. Io vorrei dire una scusa, mi riferisco a un'affermazione da lei, del dottor Bernanni, per quanto riguarda le capitanerie di porto, no? Che possono entrare a misurare, diciamo, il pescato, no? Ma invece a me è voluto controllare tutto, anche sono entrati, volevano vedere tutto il pescato, parlo di qualche anno fa, ma non misurare le dimensioni, volevano vedere il tagliando di impacchettamento, i consumi, le scadenze, tutto quanto, si è mantenuto anche tutti quei taglioncini che troviamo specialmente su tutti i mari, quello lo fanno, lo possono fare, noi non siamo d'accordo perché è una normativa igienico-sanitaria, però il Ministero non ha dato parere sulla rintracciabilità, ma ha dato parere unicamente sul... Quindi siamo sempre legati perché le cose non sono mai chiare, il governo che ci governa non chiarisce le situazioni e noi ce la prendiamo sempre in quel modo. Scusate. Volevo solo dire che lei ha detto che non venite nei momenti di lavoro, e quindi è giusto ed è così che si fa, secondo me, fatto bene, perché noi quando lavoriamo non possiamo metterci lì a controllare i verbali e i documenti e le ricevute, quindi secondo me l'organizzazione con commercio, la DFIP, qualcuno deve intervenire e deve dire venite a controllare bene le fotografie, poi durante la settimana li chiamate in un posto e li interrogate, non quando siamo lì arrivano quattro e dicono scusi dove ci possiamo mettere? Dove vi potete mettere? Da nessuna parte, io ho i tavoli che devo dare alla gente, mi mettete a mangiare, mangiate, tanto che mangiate e pagate. Io vi faccio controllare gli scontrini, vi faccio controllare gli incassi. Però non mi potete venire il venerdì sera alle 9 di sera quando io ho locale tutta la gente lì. Ciao!
si perde la testa, perché già i clienti cominciano a guardarti male, cominci a provare uno dalla cucina, uno dalla cioè, voi qua, dove siamo? Prendete le fotografie con la macchinetta, domani li chiamate, li controllate, se è tutto in posto bene, se non è a posto, fate il verbale. Lei ho detto che poi era successo anche noi questo successo, ma quando abbiamo fatto parte di pattuglioni che non ne condividiamo la filosofia, però questa è una disposizione della prefettura e quindi non si può non... lo sa perché sono stati fatti questi pattuglioni? Sono stati fatti perché molti gestori si sono lamentati che abbiamo controlli di questo, di questo, di questo, di questo, non siamo mai in pace. Allora, alcuni esercizi particolari che avevano degli esposti, allora ho detto, gliene facciamo uno tutti insieme, solo che dov'è l'errore? L'errore è andare in orari che, per esempio, per noi dalla ASL non sono assolutamente compatibili con un controllo, perché io come faccio a ragionare con un piano di autocontrollo con un cuoco che ha 100 persone che deve servire? Non posso, col gestore lo stesso, non posso ragionare, e quella cosa lì a me non interessa. A mia moglie, se mia moglie, se ci aveva un poliziotto, la smetta l'ugente. Una cosa possiamo aver fatto, controlli durante l'ora di servizio. Grazie, passerei la domanda che... C'è una norma, quando fanno un pattuglione, che è lo studio del contribuente, una legge del 2000, che parla dei controlli fiscali e dice che i controlli devono essere effettuati causando il minor disagio possibile all'ordinato svolgimento dell'attività del contribuente. Questa norma c'è per la parte fiscale. Poi ci sono delle circolari, dei decreti del Ministero del Lavoro per quanto concerne la parte non fiscale, ma del lavoro, ispettorato del lavoro, INPS e compagnia cantando. Quindi le norme ci stanno. E ricordate, signori, che tutti hanno un superiore. Allora, se arriva un controllo che non viene fatto in questo modo, devi interrompere l'attività e tutto ciò, senti, tu fai il controllo, ma guarda che io scriverò al tuo superiore e vediamo cosa succede, perché evidentemente forse tu non sarai giusto, e bisogna sempre scrivere nel verbale dove voi potete fare la dichiarazione, ci si chiede questo controllo è stato fatto durante l'ora di lavoro, hanno interrotto l'ordinato svolgimento dell'attività, hanno messo le mani degli alimenti, mi hanno non naturalmente quelle dell'altra, se mette mani degli alimenti le può mettere perché è legittimata, perché quel ripreo di un campione c'ha una serie di regole che non finisce più, devi prelevare 5 aliquote, non è che i campioni, non è che li posso prelevare tutti, li posso prelevare solo loro. Quindi fare una campionatura non è così una cosetta da niente. Allora a questo punto lo prende, scrive tutto, perché poi questo signore ha un superiore e il superiore alle cose ci sta attento, perché poi il vostro presidente va dal superiore di questo qui, si va al comando provinciale, all'ufficio provinciale, si va a dire, sentite, poi ma voi questa roba deve fare regolare o non deve fare regolare? Però se voi non scrivete niente in carcere al verbale, avete torto. Se vi rifiutate di firmare il verbale, avete torto. Quindi bisogna mettere in condizione, non dico Carlà, ma i funzionari che ha in ufficio, che poi qualsiasi cosa, loro sono bravissimi, se c'è dei problemi, chiamano la FIBE, chiamano la Confcommercio e quant'altro, di aiutare a difendere. Tutto qui. Certo. Ci vuole coraggio, perché è chiaro che quando arrivano, non dico ordine spianato, ma in quel modo uno si sente sempre colpevole, perché questo è cercare di farti sentire colpevole. Ma non è così. In questi casi, quando fanno degli appunti, lo dovete scrivere sul verbale e far presente la cosa al comando provinciale. Sì, può entrare, certo, perché se tu non mi nascondi, come fai sempre, 10 dipendenti sotto la macchina del gas, entrano, però non posso liquidare gli alimenti, entrano, guardo se c'è qualcuno, non c'è qualcuno, ed escono, non è che posso avere il frigorifero per vedere quanti ne avessi dentro. Posso interrogare, posso interrogare, dove sono il colorato l'ha messo nel fondo, no? Posso interrogare il dipendente? Mentre lavoro. Sì. Allora mi hanno interrogato il fuoco, ma ti
sono gli spiriti industriali, c'è uno stile, c'è un fondo loro, c'è uno stile che... Lo posso interrogare? No, scusate un attimo, ho due interventi da fare con urgenza perché devo andare. Primo è il nostro collega qui di Rimini, naturalmente, da 7-2 minuti che aveva chiesto la parola prima, e poi Angelo, il nostro vicepresidente regionale, Lanzetti Giuliano del Bounty di Rimini. Sì, grazie. Ho due domande. Presidente comunale anche da FIPE. Due domande. Una è riguardo l'olio in bottiglia, per cui sappiamo che l'anno scorso, anche sì, la forestale. Però volevo capire anche l'ASL come interpreta questa modifica che c'è stata l'anno scorso, che ha un po' riscravolto tutto. Sembrerebbe che l'obbligo di usare queste bottigliette da, diciamo, usa e getta sia in qualche modo decaduto, e per cui come interpreta l'ASL di Rimini questa nuova normativa. E l'altra è quando accade in casi di compleanni o cene che il cliente ci porta il dolce che ha fatto la mamma e chiede solo di tenerlo in frigo per un'ora e poi se lo riservano loro al tavolo, in qualche modo anche qui l'ASL di Rimini come interpreta la questione. Grazie. Prima cosa, andiamo al nocciolo della questione. Io lo dico provocatoriamente, sfido chiunque a trovare un verbale fatto da personale d'ASL sulle bottiglie dell'olio, perché veramente lo mando a fare l'acqua, cioè per noi l'acqua vuol dire non sei più degno di andare a fare vigilanza sui pubblici esercizi, lo mando a fare l'acqua per tutto il periodo che gli rimane, perché cioè, facciamo delle cose che riteniamo, pensiamo di fare delle cose più serie. Non è un problema igienico-sanitario, è solo un problema commerciale. Noi questa cosa qui non l'abbiamo curata per niente, non l'abbiamo curata, è una normativa commerciale, non ci interessa, non abbiamo neanche approfondito l'argomento, rispondo proprio sinceramente. È di competenza dell'etichettatura, quindi è di competenza comunale, ci mandavano noi la forestale dei grandi erbali per questa cosa qui che facevano, ma la forestale, non è che sono impazziti. Probabilmente avranno delle circolari perché la repressione Prodi gli dice di fare questo tipo di attività, gli dice di fare. Però noi non abbiamo approfondito l'argomento, quindi non so proprio rispondere, anche perché non è un argomento che trattiamo, non ha una competenza igienico-sanitaria. Per quanto riguarda quel che riguarda i dolci all'interno della filiera, noi andiamo alla responsabilità reale delle persone, dove è stato prodotto il dolce. Poi se venisse rilevato che c'è un cattivo stato di conservazione quando viene consegnato, nel momento in cui viene consegnato, potremmo coinvolgere, o bene o male, ne diamo informazione, comunque vada, ne diamo informazione al magistrato, ne diamo informazione, perché valuta questa cosa. Però il cattivo stato di conservazione potrebbe anche dipendere dal detentore della merce. Per noi la comunicazione di reato, qualora ci fosse un qualcosa all'interno di questo prodotto, è nei confronti del produttore della merce. Quindi il detentore, l'ultimo detentore, cioè quello che gli arriva un'oretta prima e la mette nel frigorifero, perché sappiamo perfettamente come si svolge questa cosa, per noi è una competenza marginale, dipende quanta viene dal magistrato. Non abbiamo avuto notizie che il magistrato abbia condannato mai il detentore di un'attività per questa cosa. Lo chiedo di darvi la risposta sull'olio, no? Perché non lo possiamo lasciare il presidente Righi senza risposta. Allora, olio, la FIPE arriva da Bruxelles per l'olio e ci è andato l'avvocato Cirillo che adesso vi racconta cosa è successo, perché è veramente divertente. A Bruxelles, quando sono andate a dire il tema di normativa comunitaria, gli hanno fatto una pernacchia. No, il discorso dell'olio è un po' particolare perché in Italia c'è una legge che in questo momento è in vigore, che presuppone un dispositivo con chiusura ermetica, eccetera, eccetera, ma in realtà non ha sanzione, cioè non esiste sanzione, quindi anche qualora trovassero un dispositivo senza chiusura non sarebbe attaccabile. Detto questo, a livello italiano vi dico un'ulteriore novità: c'è una legge che dovrebbe essere emanata a breve che abroga anche quel tipo di normativa sul dispositivo automatico, il dispositivo di, diciamo, una volta aperto non può essere rabboccato praticamente, ultimissima proprio novità. Quando sono andata a Bruxelles c'era il commissario Cioloș della Romania, che era quello che aveva praticamente proposto questa normativa a livello comunitario, e noi con la nostra associazione europea di pubblici esercizi siamo andati insieme ai produttori di olio, ai consumatori, eccetera, eccetera.
siccome c'è stata parecchia bagarre sull'argomento, il commissario ha detto: mi rendo conto che sull'olio c'è tanto da dire, perché il problema delle frodi non è colpa del pubblico esercizio, perché il problema nasce anche a monte, ovvero di quello che lo confeziona e mi dà a me esercente un olio con un'etichetta che non corrisponde a quello che c'è dentro. Poi quando il controllo nel pubblico esercizio l'olio non corrisponde, la colpa di chi è? Quindi diciamo che è un discorso abbastanza complicato, quindi il fatto di non rabboccare l'olio non è solo dal fatto che nell'olio non ci sia dentro quello che c'è scritto nell'etichetta. Quindi non è che con la bottiglia non rabboccabile si risolve il problema. Detto questo, in Italia la norma c'è, non c'è sanzione, pertanto noi quando abbiamo fatto una circolare abbiamo detto che sì, c'è, non si capisce neanche bene la norma perché è difficilmente interpretabile, tra l'altro la stanno per abrogare, quindi però il problema per adesso non si pone. Grazie. Sono Angelo Malossi, vicepresidente regionale del FIPE. Io volevo fare un discorsino un pochino più ampio. E breve e conciso, perché comincia a essere. Però vi lascerò sicuramente con delle domande. E io sono, dopo tanti anni di lavoro, ho notato una cosa, che c'è un disinnamoramento. Infatti quando noi diciamo ai nostri figli non vogliamo fare più i nostri mestieri, noi ci dobbiamo dire c'è qualcosa che non ha funzionato. E tutti questi problemi che noi abbiamo sentito fino adesso, poi ne potrei elencare tantissimi altri, è soltanto una piccola parte, e tutti questi problemi ci portano fuori dalla nostra azienda. Ormai si vive al di fuori della tua azienda, o per aggiornamento o per problemi che sorgono in azienda, e tu non sei quasi più il titolare della tua attività. Il cliente ti vede sempre in parte marginale, sei legato da sempre a problemi che sono sempre totalmente diversi dal mestiere che tu avevi pensato di fare. Secondo me qui la FIPE, ma anche noi, dobbiamo avere un comportamento diverso, ci dobbiamo incontrare di più, parlare, essere meno sparpagliati, perché come tu mi dici viene uno e non sappiamo come comportarci, perché noi non abbiamo questa attenzione, questa diciamo opportunità, e dedichiamo troppo tempo alla burocrazia e poco alla nostra professionalità. Questo è un problema che ci porta, legato anche da che cosa? Legato anche dalla redditività delle nostre aziende, perché oggi bisogna essere veramente un miracolato. Io adesso c'è la fiera, dico con tante persone, ma perché non mi devo mai incontrare in fiera? Perché io in fiera vengo, ma sai, nelle fiere si vede dove gli investitori investono il denaro e dove investono le attività, dove creano l'innovazione. Perciò noi dobbiamo farle queste, non possiamo dire non troviamo più il tempo per andare in fiera. Poi quando giri il mondo ti accorgi che l'Italia, che è il paese più bello del mondo, che abbiamo la cucina più grande, e anche i francesi hanno dovuto inchinarsi, e poi ci accorgiamo che non siamo più in grado di gestire le nostre aziende. Io subito dopo la guerra della Jugoslavia andavo a pescare in Slovenia, e allora parlavo con questo ristoratore, questo Franco, che mi è rimasto in testa perché aveva la cappa e la O finale. Angelo, ti chiedo di fare una E mi dice, ma tu come ti comporti con la fatturazione, il controllo? Niente, io la finanza mi chiama, ci vediamo, mangiamo più una sera, ci accordiamo su uno dei coperti. Ecco, secondo me noi abbiamo imboccato una strada talmente pericolosa che ci porterà sempre più ad essere disinnamorati della nostra azienda. Grazie. Grazie a te. E puoi passare il microfono al collega. Grazie. Buongiorno, sono Alberto Pagliari dell'Alberto Ristorante del Cervo di Piacenza, quindi vengo dall'altra parte della regione e siamo qua con i ragazzi della FIPE di Piacenza, e volevamo una domanda. Grazie per essere qui.
Una domanda per il dottor Nanni. Prima ha parlato delle feste che praticamente l'ASL di Rimini, come succede per l'altra parte della regione, non riesce ad intervenire a fare un controllo perché la comunicazione o non viene o viene data molto dopo che la festa è stata finita, è stata gestita. Volevo sapere se nei 1300 controlli che ha fatto l'ASL di Rimini, che erano compresi anche tutti quelli che fanno somministrazione di bevande e alimenti, ma che non sono pubblici esercizi, cioè che sono magari circoli, sono anche turismi o hanno altre forme? Sì, sono compresi anche questi, sono compresi, perché per noi comunque vada devono avere, non esiste più un'autorizzazione, si chiama notifica, questi qui si chiamano, quindi sono conosciuti da noi, sono censiti da noi. E per noi un circolo è un bar, per noi. Dal punto di vista igienico-sanitario, noi ragioniamo sempre quindi di caratteristiche e requisiti del locale. L'agriturismo deve avere i requisiti come è previsto nella normativa sugli agriturismi dal punto di vista igienico-sanitario. Poi il fatto che facciano altre cose, quello che siano dei ristoranti mascherati, che non abbiano da dormire e via dicendo, questo a noi non ci possiamo guardare, perché noi ci dobbiamo limitare. Se voi avete avuto un pochettino, avete già tanto tempo da lavorare per il vostro, non credo che abbiate avuto tempo di guardare questa cosa qui, ma l'evoluzione normativa a noi ci ha portato a guardare sempre di più i requisiti dell'attività, i requisiti dal punto di vista strutturale e i requisiti sulle produzioni che vengono fatte, staccarci un po' da quello che era l'aspetto burocratico. Poi ci hanno infilato la burocrazia all'interno di questi requisiti, perché i piani di autocontrollo, come vengono strutturati adesso, come ci viene chiesto, anche i semplificati, sono un po' troppo ricchi per noi, non hanno sostanza quelli lì, cioè sono ancora per noi delle carte inutili, sono ancora. Dovrebbero poterci permettere di snellire, ma anche la semplificazione, che è stata una delle prime a fare la Regione Emilia Romagna, ha continuato con la storia delle procedure, cioè le procedure comunque vanno, ti presuppone di avere un documento scritto che ti analizzi il sistema, che poi non viene guardato, magari senza andare alla sostanza del problema, però questi vengono visti. Non è che noi quelle non le vediamo perché non ci arriva la comunicazione, perché se anche ci arriva la comunicazione, poi le risorse per vederle non è che ce ne siano tante. Noi quest'anno io avevo messo nel piano di controllo 8 fiere sangue, quelle le dovevamo vedere tutte comunque, e sono quelle storiche, quelle che noi sappiamo, abbiamo conoscenza che ci sono: la Sagra di San Martino, la festa del Borgo, qui adesso voi non siete di Rimini, non lo sapete, ma una che si chiama Festa del Borgo, quelle che ci sono sulla Saludecio, nei paesi limitrofi, quelle 800 paesi, quelle le abbiamo viste, 8 di quelle le abbiamo. Tutte le altre che sono miriade, voi pensate, i nostri bagnini in spiaggia tutte le domeniche organizzano qualcosa, e questo è ovvio, che tanto io vado in spiaggia, toglie al chiosco che è lì di fianco, perché se io offro da bere oppure faccio pagare un prezzo esiguo come bagnino, io bevo lì, e perché devo andare di là a pagare il costo e via dicendo. Però quelli ci sfuggono, ci vorrebbe un esercito per controllare una realtà come quella di Rimini, ci vorrebbe un esercito. Oppure noi siamo un ente pubblico che è tenuto a fare i controlli, aumenta la percentuale di rischio che questi possono essere controllati se ci sono degli esposti, se ci sono delle segnalazioni. Ma noi ci potremmo limitare solo ed unicamente a verificare i requisiti di quella festa, non altre cose. Grazie. E stacco di Cattolica, grande pasticcere, nostro socio. Una domanda mi collega, grazie. Tanto grazie al signore, perché penso che ha detto tutte le cose che tutti quanti abbiamo dentro, prima di tutto. Devo tornare su una cosa del fusivismo un po' particolare che sta venendo fuori in questo momento, visto che abbiamo una pasticceria con un'altra come me, di quelli che sono alle porte in casa, che una volta giustamente si accendono le porte in casa, però purtroppo c'è un fusivismo un po' diverso, che è quello della vendita. E c'è tantissima gente che sta facendo le torte in casa e poi le rivende a amici o altre cose o su internet in un altro modo. Volevo chiedere, capisco che non potete controllare le sagre, quindi non penso che potete andare a casa della gente a vedere cosa fanno, però volevamo capire dove è il limite. Questo è una cosa su cui le faccio un esempio pratico. Non è pasticceria, ma è cucina, pasta fresca. Ci avevano informato un annetto fa
che una signora qui a Rimini, la pasta fresca che era vicina, preparava della pasta fresca su ordinazione, cappelletti, compagnia bella, e poi l'andava a vendere. Come circuito utilizzava una sala parrocchiale, utilizzava, facevano del bene, sì. No? Noi su quella cosa lì siamo intervenuti, siamo, non abbiamo potuto alla signora fargli la multa perché non ha i requisiti, via dicendo. Abbiamo agito su quello che era il tramite e gli abbiamo detto piantala di fare questa cosa qui perché non la puoi fare, abbiamo avuto delle segnalazioni. Ovviamente se succedesse una cosa del genere e non ci fosse il tramite, potremmo andare dalla signora, ammonirla e fare eventualmente presente la cosa alla fine. Quando abbiamo delle segnalazioni noi ci muoviamo su quelle cose lì. Perché siamo tenuti? Perché poi chi ci fa la segnalazione, se non andiamo, per noi è omissione d'atti d'ufficio. Quindi... Allora, se l'ultima forma di abusivismo, c'è un sito dove compaiono offerte a 50.000 coperto di pranzi in casa. A questo siamo arrivati. 50 euro. 50 euro, ma non 30 volte, in casa. Ed è un'associazione, quindi non pagano nemmeno le imposte. Abbiamo la segnalazione. Non si è fingata. In casa? A casa non c'è, perché c'è la casa tua. No, a casa tua. No, che tu, a casa dello chef, faccio da mangiare a casa mia e venite a casa mia 50 euro mangiare a casa mia per entrare nell'associazione. Il sito, adesso non mi ricordo come si chiama, non so se ricordo i miei colleghi, lo potete andare a vedere, che era roba da pazzi. Non è il terreno. Roba che il dottor Correo ha fatto un salto, sulla sedia. Non è nuova la cosa, perché il Pierimi già esiste da diversi anni, esattamente da una diecina d'anni. Molti ex, chiamiamoli colleghi, si erano organizzati a fare ristorazione nelle proprie cantine, invitando i cosiddetti amici, poi il giro si allargava. Ancora oggi questo viene fatto, specialmente in certe case di campagna dove possono avere una struttura per ospitare una ventina di persone. Questo te l'assicuro, è sempre esistito e continua a esistere, ma già da molto tempo. Bravo, ma se tu lo fai così a umma umma è un discorso, ma se tu lo metti in un sito, lo pubblicizzi, è un altro discorso. E questo che ci fa ancora più male, perché uno si autodenuncia, però non viene colpito, non viene controllato, e quindi continua in perterrito a fare un abusivismo commerciale ai nostri danni. Ma io volevo sapere un'altra cosa, ma perché così, no? Si parlava anche di controlli? Io ho modo di girare anche un po' l'Europa, prendiamo anche, non so, Bruxelles, eccetera, no? Dove abbiamo anche il Parlamento Europeo, no? C'è una strada vicino alla Gran Place che sono tutti ristoranti. Mettono la loro mercanzia, quello che posso preparare, fuori. La passeggiata senza nessuna partita, senza nessuna, come dire, almeno un pochettino la gente passa, ci può fare di tutto. Londra, parliamo adesso del passi, no? Del manuale HCCP, eccetera, certi ristoranti per andare in bagno devi passare in mezzo alla cucina. Certi locali che si definiscono da stazione hanno gli impianti elettrici dell'antiguerra. Ma com'è questa disparità? Noi siamo troppo bravi a recepire le direttive della Comunità Europea e gli altri se ne fregano? Oppure... Ma noi eravamo più avanti alla Comunità Europea con la 287 e 326. Hanno soddisfatto. Sono d'accordo. Sì, io posso dire questo. Noi abbiamo i vincoli, ad esempio, sono dati molti dai regolamenti comunali di igiene, no? Noi abbiamo scritto già due lettere ufficiali ai sindaci della nostra provincia di andare all'applicazione, quindi di generalizzare, lasciare il giudizio a noi, non perché vogliamo avere il monopolio, ma perché andiamo caso per caso a valutare se c'è un rischio, un problema, senza dire, faccio un esempio banale, cucina 20 metri, no? Cucina 20 metri, sempre e comunque che io faccia un piatto, un primo che io faccia 20 primi, sempre 20 metri. Noi abbiamo detto, secondo noi è superato da tutte le normative europee. Lascia centrarmi nel merito, parliamo noi con il ristoratore, guardiamo cosa fa, guardiamo, è ristoratore e stabiliamo delle misure, lui ci fa una proposta, e è logico che noi dobbiamo avere dei parametri mentali all'interno degli uffici, ci fa una proposta e noi vediamo se questa proposta garantisce
i requisiti, quello che è stato fatto poi con la piccola ristorazione, quando è stato fatto il regolamento, il quadro lavorativo. Benissimo, due lettere ufficiali non hanno avuto nessun esito. Io ho visto di un'associazione di categoria, in cui fa parte anche un politico, e gli ho detto: ma scusami, ti lamenti e poi dopo noi la nostra parte penso l'abbiamo fatta, perché scriverne già una, ma scrivere da due secondi i sindaci non è che sono tanto contenti, come nella tirata d'orecchi. C'è un ordine del giorno da parte della provincia di Rimini che dice dà mandato ai sindaci di andare al superamento dei regolamenti comunali vigenti. Cioè, per dire, gli organi tecnici, che non siano tecnici, siano non organi di vigilanza tecnici, si rendono conto perfettamente di queste cose qui, che non, non hanno molto senso. Però probabilmente c'è una parte conservatrice, la parte più facile avere tutto sotto controllo, è più facile avere dei parametri, è molto più facile lavorare, avere tutto sotto controllo che scendere caso per caso. E anche le situazioni, le realtà, le tiene meglio. Però il mondo va lì, No, è perché non capisco niente. Ma secondo me però anche voi dovete cominciare come associazioni, ma sappiamo che ci sono delle note da parte dell'organo degli organi tecnici, lettera morta. È perché non sono tecnici quelli che fanno le leggi, sono tutte gente incompetente. Tutto lì. Perché lei non ci vuole lei? Lei deve dare a dirigere. Perché io conto fatto lei. A dirigere queste cose. Io conto fatto lei. Non c'è niente, perché non capisco niente di queste cose. Vicario, grazie. Secondo quello che è emerso da questa giornata, che è stata molto molto interessante, io credo che la FIP si dovrebbe fare porta capofila, cioè un portavoce di un'organizzazione all'interno di Confcommercio, comunque il Presidente deciderà come. Secondo me anche sul punto focale di questa giornata, cioè come comportarsi quando ci sono i controlli e cosa possiamo e cosa non possiamo fare, perché e cosa soprattutto possono fare o non possono fare coloro che vengono ad invadere la nostra proprietà privata, che però si chiama pubblico esercizio. E allora, se è un pubblico esercizio, io sono un po' ignorante, però mi piace un po' analizzare le parole del mio piccolo, no? E essendo un pubblico esercizio, io svolgo un pubblico esercizio, un servizio pubblico, se vogliamo. Il confine è un po' sottile, forse il dottor Fiore mi potrà correggere. O l'avvocato, non so, chi dei due, perché qui c'è anche la materia legale. Ecco, se volete, l'ha nominato avvocato prima, io non sapevo il titolo suo, non sapevo, mi scusi. Va bene, ok. Uno dei due. Qui c'è anche la materia giuridica, cioè la giurisprudenza cosa dice? Perché se questi signori vengono ad invadere il nostro locale in maniera un po' prepotente, cioè al confine sottile tra la legalità e la illegalità, perché loro si fanno portavoce di legalità e quindi vengono a controllare, e ci sta tutto, ma ci mancherebbe altro. Però se c'è la presunzione di innocenza nei processi, non capisco perché nel locale pubblico esercizio non ci debba essere alla stessa tregua. Allora mi dico, ma non è che questi signori alcune volte vengono ad interrompere un pubblico esercizio e quindi un servizio pubblico? Perché se io devo mangiare e lo chef viene impedito perché sta per essere interrogato da una persona che magari per le sue repressioni personali si crede di essere super in quel momento perché titolato a fare eccetera eccetera, mentre invece magari in quel momento secondo me ha una repressione sua personale o un complesso di interiorità, in quel momento si sente giudice e quindi io vado a interrogare che mi pare nel momento che più mi piace. Cioè, voglio dire, ci sono anche queste situazioni che hanno del grottesco, no? Sta parlando di carabinieri, finanza. No, stiamo parlando. No, io sto parlando. Allora, un conto sono le forze dell'ordine, che pur sempre devono avere. Sì, uno stile. Devono avere, non solo stile, devono rispettare la norma. Legge l'intervista del colonnello Grasso
sugli interventi fatti sulla piazzetta è uno stile incredibile. Sì, ma io sono un amico, io come lo grazie è un mio carissimo amico, quindi lo conosco personalmente al di là della carica. Lo stile è incommiabile. E quindi sul Colorado Grass non ho dubbi, lo conosco personalmente, quindi mi dice una cosa che conosco già e la ringrazio per questo. Al di là di questo, io mi riferisco a, rispetto a quello lavoro, mi riferisco a tutte quelle, diciamo, cariche o istituzioni che sono al confine, o comunque con i loro comportamenti stanno al confine, secondo me, della legalità. Perché a un certo punto, se l'ispettorato del lavoro arriva e mi fa un'irruzione in una certa maniera, con una certa sequenza e prepotenza, io non lo so se siamo nella regolarità, cioè loro, se sono loro nella regolarità. Per me no, soprattutto se mi impediscono di continuare a servire i clienti che io ho, per i quali ho già imbastito la cucina. Cioè, voglio dire, non è che stiamo parlando di cose, ma detto questo, capisco anche che ci siano, dal punto di vista che prima si diceva, il dottor Nani diceva che loro non hanno incentivi, va bene, a me fa piacere questo. Due minuti, mentre, mi chiedo se potete rimanere ancora. Mentre invece c'è una cosa gravissima che dovete sapere, ecco perché invito la FIP a fare questi corsi, perché dovete sapere che invece l'ufficio delle entrate percepisce negli accertamenti che fanno, perché ci sono anche questi argomenti, al di là dell'ASL e rispetto al lavoro, percepiscono dei compensi in percentuale, tipo delle provvigioni, proprio vere provvigioni, per gli accertamenti che fanno. Ma l'assurdità di questo sta nel fatto che la provvigione del 6%, ve lo dico, la prendono sull'accertamento iniziale. Vi siete chiesti come mai tutti cercano di chiudere alla metà o a un terzo dell'accertamento iniziale? Perché? Perché comunque il 6% lo prendono sull'accertamento iniziale. Se abbiamo fatto un accertamento fiscale di 30.000 euro, se la chiudono anche a 8-9.000 euro, poco gli importa, il 6% lo prendono su 30.000 euro. Ma secondo voi, domanda, non è interesse privato in altro pubblico questo? Legalità! Assurdo! Era l'allusione che io ho portato prima, e questo esiste veramente, è assurdo. Grazie Vicario per il tuo intervento. Io ringrazio tutti, come ho sottolineato all'inizio, diciamo, avrei piacere di fare il sistema, ma spesso con voi colleghi, specialmente trovarci spesso e vedere tutti i nostri problemi, che abbiamo tanto, come diceva lo Giordano, la burocrazia ci sta ammazzando. Prima ho sentito un'espressione sua che dice mai come in questo periodo c'è tanta burocrazia, ed è vero. Cerchiamo di vedere insieme come possiamo affrontarla, dove andare a battere, perché ci risolvono certi problemi anche inutili a volte veramente, e solo per metterci in difficoltà. Passerei per l'ultima così al dottor Fiori, il nostro direttore generale nazionale, per la presentazione del manuale di corretta prassi operativa nella ristorazione gastronomica, gelateria e pasticceria. Grazie Presidente. Allora, come sapete, il pacchetto igiene ha cambiato la natura dei manuali di corretta prassi operativa. Dopo la prima esperienza con il 155 si è provveduto a modificare un pochino l'853 e quindi si è reso necessario fare dei nuovi manuali di corretta prassi igienica per adeguarci alla nuova normativa comunitaria. Questa è stata un'occasione che la FIP ha voluto cogliere per prima, per poi poter tranquillamente fare dei passi avanti a tutela delle categorie. Il ruolo di questo, e qui approfitto la presenza del dottore, è che l'Alto Normativo Europea prevede un tasso di semplificazione per le microaziende, perché non possiamo pensare che la barilla debba fare tante di, cioè che voi dobbiate fare tutte le procedure che fa la barilla quando produce un prodotto deperibile. È assurdo, perché oltretutto voi, il rischio di un ristorante saranno 50 coperti, se una grande industria fa la fesseria il rischio è illimitato. Quindi sono state previste delle semplificazioni per le piccole e medie imprese. La regione Emilia Romagna, proposta a è stata la prima regione che ha adottato questa semplificazione e ha fatto anche discretamente bene. Quindi noi che, perché sapete, pure copiare un'arte,
con l'assistenza, questo maestro l'ho parlato io, la dottoressa Cirillo, il presidente, dove siamo andati a fare gli esperimenti, quando ancora Cristina Becco, la situazione per Sicilia, che era tutto il PEC, e una certa persona, si chiama Paolo Orelli, che era il dirigente superiore del suo superiore di sanità per la parte analisi degli alimenti. E abbiamo fatto un'opera che è fondamentale per voi, perché con la consultazione di questo volume riuscite ad avere tutte quelle nozioni importantissime per produrre bene e senza rischio. Ma la novità è che la Regione Emilia Romagna nel frattempo, e qui anche grazie alla collaborazione della nostra associazione regionale, aveva operato delle importantissime semplificazioni a regime HACCP. Noi abbiamo preso la semplificazione dei clinici in Emilia-Romagna, abbiamo messo in questo volume e adesso stiamo facendo valere in tutta Italia. Io vorrei approfittare della presenza di uno degli autori di questo regime semplificato, che è il dottore, per vedere se lui, molto meglio di me, ci può illustrare le semplificazioni. E chi meglio di lei? Queste semplificazioni. Le posso chiedere, le semplificazioni della regione Emilia-Romagna, che sono una cosa fondamentale per le piccole imprese che noi rappresentiamo. No, è tutto qua, Allora, la semplificazione della regione Emilia-Romagna. Anzitutto, se si riferisce a certe tipologie di attività. Le tipologie di attività sono quelle che sono indicate nel modello secondo dell'elencazione. E ci rientrano, giusto per capirci, visto l'ambiente dove siamo, ci rientrano sicuramente i ristoranti, ci rientrano sicuramente i bar. Cosa ci consentono queste? Ci consentono di poter utilizzare alternativamente sia o il manuale di corretta prassi igienica, oppure di corretta prassi operativa igienica è uguale, oppure un'alternativa delle procedure di autocontrollo. Per quello io non sono stato, non dico critico, ma procedure, quando mi elenca il termine procedura entriamo nel sistema di qualità. Il sistema di qualità prevede la procedura in un documento scritto. Quindi è vero che è semplificata, però comunque vada, io devo sempre avere un qualcosa nel documento scritto che mi dica come sto lavorando e il confronto lo devo fare, io organo di controllo tra quello che è scritto nel documento e quello che è indicato nella mia procedura di autocontrollo. Ora, cosa devono contenere questi piani di autocontrollo? Guardando il vostro manuale di corretta prassi operativa, contiene tutto quello che è previsto, contiene. Se dovessimo utilizzare il piano di autocontrollo dovremmo avere solo una perfetta elencazione di quelli che sono tutti i prerequisiti. Ma nei prerequisiti dobbiamo indicare tutte quelle che sono le caratteristiche del locale e tutti i piani che poi fondamentalmente fanno parte di un piano di autocontrollo, fanno parte, cioè l'ingresso delle merci, il sistema di lavorazione, lo stoccaggio, il piano di pulizie, il sistema di controllo degli infestanti, poi la qualità dell'acqua, via dicendo. Cosa mi semplifica il tutto? Non mi semplifica il fatto che non devo allestire un piano di autocontrollo fatto in un certo modo, ma non ho l'obbligo di fare quello che voi avete in odio, praticamente, le registrazioni scritte, le registrazioni di tutto quello che è la vostra, i piani di monitoraggio che poi sono indicati nei prerequisiti, non devono essere documentati in qualche modo, non devono essere scritti. Questo è stato il massimo che è stato possibile fare fino ad oggi. È stato, io auspico che si raggiunga un altro, si faccia un altro passettino, che si semplifichi ulteriormente, perché è vero che ci sono delle categorie che hanno questo qua, e la vostra è una di quelle, però è anche vero che questo non vi esime di avere un sistema di procedure di autocontrollo. Vale questo sistema qui se avete meno di 10 addetti, a differenza di altre regioni dove non è previsto meno di 10 addetti. Il discorso dopo dove si complica: i 10 addetti sono tutti quelli dell'attività o alcuni particolari tipi di addetti? Per noi i 10 addetti sono quelli che manipolano alimenti,
cioè il lavapiatti per noi non è un addetto, non viene considerato addetto. Il barista che serve solo per fare i cocktail non è considerato un addetto. Il cameriere non è considerato un addetto. Tutti invece gli altri persone sono considerati addetti. Poi c'è il discorso che mi faceva prima il vostro presidente della stagionalità. È ovvio che io il controllo, quando lo faccio, se io verifico che ci sono dentro 15 addetti, lui mi dice ma ci sono solo per 10 giorni, comunque vada, tu in quel momento hai delle potenzialità lavorative che devono rientrare in un regime non semplificato, devono rientrare, anche perché poi togliamoci dal testa l'obbligo normativo. Io penso che un gestore di un'attività, poi se entra nella filosofia del piano del controllo, che non è facile, poi come ve l'abbiamo presentato noi è solo un inutile adempimento burocratico come adesso è stato, e non qualcosa che vi consenta di fare un controllo serio sulla vostra attività. Ecco perché io auspico che sia snellito ulteriormente, per dare uno strumento snello in cui francamente vi ci potete riconoscere, in cui francamente sia più facile da conoscere. Se riesce a entrare in questa filosofia capisci che quello è il sistema adatto, perché io sentivo parlare prima due gestori, dicevano non ci sei mai la sera, eri tu che parlavi, ma io ci sono nel momento in cui servo, quando sono allestite tutte le preparazioni, poi dopo quando è il momento in cui tutto è pronto, tutto è stato fatto, io vado a casa e mi vado a riposare, ed è così che deve funzionare, cioè qua ci deve essere scritto tutto quello che deve essere fatto all'interno dell'attività, che deve essere patrimonio di tutti quelli che ci lavorano all'interno, e io devo avere la certezza che tutti mi lavorano in questo modo qui, perché io ho valutato, ho studiato che quello è il sistema che mi garantisce il mio standard di sicurezza che pretendo. Ora, che pretendo per lavorare in sicurezza. Questa è la filosofia. Bisogna fare, noi, il nostro sistema di semplificazione è del 2008, quello della Regione Emilia-Romagna. Fondamentalmente è abbastanza simile al sistema classico, abbastanza simile. Vi toglie solo l'onere della registrazione di tutte le attività. Poi dopo adesso stanno ritentando di appesantirlo, perché io non riesco a capire perché non dobbiamo controllare alcune cose, tipo gli stoccaggi, e poi gli è stato dato l'obbligo di fare tutto un sistema, costruire un condominio sul pesce crudo adesso. Cioè non si capisce perché il Ministero abbia preteso questa cosa qua, tutto mettere un piano, cioè metterlo come punto critico di controllo, tutte le registrazioni, tutto quanto, solo su quello che viene definito come il pericolo dei pericoli, quando ce ne sono tanti altri, ce ne sono, che hanno pari dignità. Allora, se lo semplifichi, lo semplifichi sempre. Non è che vai a entrare qualcosa, lo cacci fuori dalla porta e poi lo fai entrare dalla finestra. Molto semplice, il sistema di semplificazione fondamentalmente è quello che vi impedisce tutte le registrazioni. Si basa sul principio dei prerequisiti che devono essere valutati, ma nei prerequisiti poi c'è tutto, perché io quando mi ci infilo dentro i requisiti infrastrutturali, i requisiti della materia prima, la qualifica del fornitore, la corretta manipolazione dell'alimento, la gestione dei rifiuti, la procedura di controllo degli infestanti, le procedure igieniche, il controllo delle temperature, l'igiene del personale, la formazione, voi ditemi cos'altro rimane fuori. Niente, rimane fuori la data della prima comunione della crisi, poi per il resto c'è tutto. La terminologia è prerequisito di averci visto. Sì. Hai capito l'importanza dello sforzo che ha fatto la federazione con questo manuale? Ti semplifichiamo davvero la vita. Poi ringraziamo il dottor Nani. Sempre disponibile a darci una mano. Grazie a voi, vediamoci più spesso, come dicevo prima, non aspettiamo questi eventi, abbiamo degli uffici, prendo anche il mio numero se posso essere utile, troviamoci. Grazie, buona serata, ciao a tutti.